Quanti Elden Lord ci sono stati prima di noi? Credevo che Godfrey e Radagon fossero gli unici. Ma a quanto pare non è così. A quanto pare anche questo drago, un tempo, ha comandato il mondo. Dovrebbe essere forse una notizia scioccante, ma in verità mi rende felice. Credevo che il timone dell'Interregno lo avesse avuto sempre e solo l'Ordine Aureo. Un ordine che ho amato, che mi ha coccolato e infine che su quel campo di battaglia nel quale ho affrontato l'illusione di Morgoth ho cominciato a perdere di vista. Ma ora lo so, ora ne sono sicuro. Non serve. Si può anche credere in qualcos'altro mentre si ricopre quel ruolo di guida e di abbraccio caloroso. Quindi, Joel, non abbiamo sbagliato niente. Il tuo nuovo ordine sostituirà quello precedente. Sarà un ordine blu, come il cielo che guardi ogni volta che cerchi risposte. Io sarò al tuo fianco e combatterò tutti coloro che vorranno negarti questa posizione. Manca poco. L'albero presto ci accoglierà. 3, 2, 1, sigla. È una sigla sbagliata la mia. Ora no. Ma buon pomeriggio a tutti, amici video spettatori, e con un OBS che prima mi carica la cam in ritardo e poi in realtà è tutta colpa mia. Io mando la sigla sbagliata. Buon pomeriggio, maestro. Ho mandato quella di bianco e nero per tipo i primi 6 secondi. Non preoccuparti, benvenuto nel club. Non Evviva. È successo stasera, però... Ah, anche tu ogni tanto hai mandato sigle sbagliate. Ok, buonasera a tutti ragazzi, scusate, mi sono maldestro. Buonasera. Dopo un intro importante che è anche la penultima. La penultima. Allora, beh, direi che ci siamo. Direi che questa è la penultima live e un'altra avventura Souls
presto volgerà al termine. Sì, infatti non è questa la diretta in cui ti faccio il discorso. Oggi sei tutto libero. Mi dispiace che questa penultima live arrivi in un giorno di problemi tecnici per Tim. È fastidiosissimo. Che credo sia il provider di metà dell'Italia. Sì, esatto. Quindi esatto. È un po' un problema. Però che ci vogliamo fare? Così è andata. Quindi mi auguro che i ragazzi che hanno Tim stiano riuscendo a vedere la live. Dateci feedback riguardo la situazione in chat. E sì, non è, confermo alla chat, non è un problema vostro del singolo, ma è un problema no è globale, corale. In italiano sì. No, non eravate gli unici con problemi, sembra si stia riprendendo, ok, piano piano, per ora va beh, per adesso tiene, allora speriamo che continui a tenere. E intanto grazie davvero per il sostegno. Grazie di essere qui, ragazzi. Sì, grazie davvero, grazie. Usate la stagnazione per poter essere qui con noi. Bravo, esatto, Boring Penguin. E dicevo, siamo all'ultima live, siamo penultima live, perdonatemi. Una live che credo ci porterà a chiudere Faru Masula, ma probabilmente sarà la prima cosa che faremo, chiudere Faru Masula. E poi faremo completismo. Questa è la mia roadmap. Io mi sto immaginando questo tipo di diretta. Cioè, ho fatto Placidus Axe e ora ne parleremo. Sì. Dopo Placidus Axe avremo, in teoria, l'accesso, ecco, all'arena. Allora, facciamo così. Okay. Visto come stai introducendo, mi metto in partecipazione. Vai. Co-op anche nella intro. Partiamo da un presupposto, sì. Il primo in assoluto. Vuoi prima la buona notizia o la cattiva notizia? La cattiva. La cattiva è che no, prima faremo il completismo. Ah, vabbè, ok, non è un problema. No, ok, non è una cattiva notizia, ci sta. Quindi ci sarà, ho preparato un processo nel quale otterrai davvero il 100% di Elden Ring. Questo new game ti porterà ad avere in casa tutto quanto della mappa preso. Al massimo forse non ci sarà una grazia accesa, ma per l'amor di Dio non è parte di quel 100% nel nostro caso. Okay. Quindi questa è fatta. La bella notizia è che oggi come finale avremo uno dei momenti più forti di tutto Elden Ring, e sotto il profilo di una persona e di un giocatore che comunque ha una certa sensibilità, anche dei più forti in generale, dei Souls. Perché comunque oggi ti ho stuzzicato un po' anche con le stories. Diciamo che una presa di coscienza di quello che si farà oggi te l'ho voluto suggerire un po' a livello emotivo, okay. Nel senso che dir si voglia, indipendentemente dal fatto che abbiamo assorbito rune, che abbiamo tolto la vita a molte creature di tanti livelli di crudeltà o di poteri diversi, con storie diverse, passati diversi e nessun futuro dopo di noi, che dir si voglia, per quello che è il mondo dell'Interregno, per quello che ci racconta con le giuste descrizioni e la giusta attenzione Elden Ring, non abbiamo mai davvero ucciso. Cosa intendi? La runa della morte non è nell'anello. Ok, allora io ho letto la tua storia e sì. Avrei dedicato la seconda parte dell'intro a questa cosa, per questo ti ho fatto la domanda: che cosa intendi? Immaginavo. Noi non abbiamo mai ucciso, perché ancora non possiamo infliggere la morte, ma solamente la morte fatidica. Esatto, no? La morte fatidica, ma solamente qualcosa a metà. È vero che tra la reincarnazione. Esisterà... Esatto, non esisterà mai più Godric l'innestato, però la sua rimembranza sì. La sua rimembranza sì, mentre uccidendo noi togliamo anche dall'albero, in teoria. Non ci arriva, esatto, perché non c'è reincarnazione, quindi che è quello che ha cercato di fare con la corruzione. Certo. Il Eater. Certo, assolutamente, lui voleva creare un mondo completamente diverso, peraltro dove tutti sarebbero nati presagi. E in ogni caso, giusto, noi
abbiamo la possibilità con la runa della morte di uccidere, e in verità addirittura potremmo riuscire a dare a Godwin una morte, secondo me, se solo lo trafiggessimo con la giusta arma o in qualità di Elden Lord. Probabilmente non potrai farlo nel gioco, però il concetto è che noi avremmo la possibilità anche di cambiare quello, anche di infliggere finalmente una pacifica morte degna di questo nome al buon principe d'oro. Sì. Ma andiamo con ordine, ok? E ripercorriamo le scoperte dell'ultima live. Vai. Placidus Sax. È esistito un Elden Lord prima degli Elden Lord della signorina Marika e dell'Ordine Aureo. Questo comporta necessariamente una incalcolabilità del numero reale di Elden Lord in questo universo. Potrebbero essere 3, sono almeno 3, potrebbero essere 500, potrebbero essere 10, potrebbero essere 15, noi non lo sappiamo. Sappiamo semplicemente che prima dell'Ordine Aureo è esistito qualche altro ordine, o comunque qualche altra, come dire, forma di governo da un punto di vista proprio divino, ok? Del mondo. Almeno uno di questi ordini è stato quello dei draghi, con Placidus Sax, che aveva la sua compagna Dea e era stato evidentemente scelto dalla volontà superiore, o meglio, la volontà superiore aveva scelto la compagna, la Dea, che lo aveva reso re consorte, e lui era diventato il suo Elden Lord. Questo rende sicuramente Marika meno speciale. Assolutamente sì, molto meno. La ridimensione... E c'è un dettaglio che ti posso dare. Prego. Non è un dato, o meglio, metà di quello che ti sto per dire è un dato di fatto, però non è una risposta a una speculazione. Aspettavo questa live perché data mining non è qualcosa di immediatamente riconoscibile nella partita. Ossia, controllando molto bene il modello di Placidus Sax in maniera tale da poterlo osservare in maniera sicura, si scopre che ha 5 teste. Ok? E sono mozzate, allora, le ho viste. Esattamente. E di quelle due che rimangono, 3 piene sono mozzate. Il data mining non è osservare un modello, quello è molto più fattibile in tanti altri modi. Il data mining è proprio andare a vedere anche le nomenclature dei dati, ok? Tanto che ci sono parecchie informazioni curiose, tra cui quando ti raccontai le nostre care umili creature rossastre essere definite progenie di Radagon. Sì. Quindi questa è una roba che non esiste. La progenie leonina. Esattamente. Così come si può tranquillamente dire a questo punto della storia, perché abbiamo speculato esattamente ciò e non c'è un qualche tipo di approfondimento tecnico che va oltre, a parte quello che potremo dire in futuro, ma non è ancora il momento, Melina viene descritta con delle parole che significano Marika's daughter. Solo che potrebbe essere qualunque cosa, certo. Non lettera figlia, ok? Oltretutto è un dato, è un file, non è necessariamente trama, è una nomenclatura, è, certo. Insomma, è un nome al file. Quindi potrebbe essere anche lei progenie, emanazione, figlia fisica ma nascosta, chissà. Una sorta di eco di se stessa, come potrebbe anche rivelarsi nel finale, ancora tu non lo sai. D'altronde Marika, Melina è scomparsa, bruciata nell'albero, però ne esisterà anche rimembranza, chissà, non si sa, io ti lascio. Non lo sappiamo, certo, hai ragione. Esatto. Non di meno, le teste di Placidus Sax hanno nomi diversi. Pensa un po'. Ah sì? sì, questa cosa è folle. E ha portato una teoria, è una teoria molto underground, perché è una teoria nata non dai giocatori ma dagli appassionati, è certo, data mining, certo. Però diciamo che le teste hanno sessi diversi, ci sono teste femminili e teste maschili. Oddio, quindi la dea potrebbe essere una delle, cioè le teste mozzate sono la dea. Bravissimo, la teoria dice questo. Beh, non è stupida come teoria, non è stupida per niente, per due ragioni. La prima, cioè nel senso che renderebbe forse un po' sciocco
ed è strano, in nome di quello che rappresenta, Placido Sax stesso. Che cazzo aspetti? Te l'hanno mozzate. Però è una cosa molto umana questa, non si può sapere che tipo di presunzione te lo si dici corpo, attende la dea che ritorni, se ti hanno tagliato le teste che cazzo devi tornare? Non può tornare, però rimane il fatto che le teste femminili sono tagliate. E questo significa che probabilmente hanno ucciso la dea togliendola all'Elden Lord, che un tempo era un corpo unico, cosa che avrebbe potuto dare l'idea a Marika. Stavo per dirti la stessa cosa, esatto, Radagon, esatto. Radagon e Marika, due metà insieme, copiando Placidus Sax sostanzialmente, che era Elden Lord e Elden Ring personificato, o meglio, draghificato insieme. Esatto. E quindi, peraltro poi... cinque dita a questo punto di una mano. Esattamente, è lì che volevo arrivare anche. Cioè, l'icona anche questa è molto forte. Esattamente, ma quella l'hai intuita appena hai visto... guarda, Miyazaki... Diciamo che tu hai perso un passaggio in cui lui ha giocato molto e ti sei perso, cosa che si recupera in maniera retroattiva molto affascinante. Mm-hmm. Allora, Miyazaki in Bloodborne fa dei giochi visivi. Ok. In Dark Souls 3 richiama quei giochi visivi. Come li richiama? Te lo dirò a tempo debito, ma c'è un boss in Dark Souls 3 che inganna lo sguardo di chi ha giocato Bloodborne. È fatto molto apposta, è assolutamente fatto male. Quindi un boss che io ho fatto in Dark Souls 3 è una... vuole creare un'illusione. Vuole creare un'illusione perché tu hai giocato Bloodborne e quindi dici ah, questo boss farà questa cosa e invece ne fa un'altra. Da un punto di vista di gameplay o estetico? Estetico. Ah, estetico e basta, ok. E Placidus Sax fa una cosa simile. Placidus sempre Sax con Bloodborne? No. No. Creativamente. Placidus Sax è l'unico boss di tutto Elden Ring che hai visto finora, il quale, come tra l'altro è bellissimo, sia accaduto perché giusto capiti, è molto bello a livello artistico, okay, ti fa dire ma che cazzo è? Cioè, tu vedi questa sorta di bozzolo di involucro, sembra una runa, sono che le sue ali chiuse su se stesse. Sì, 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 a me ricordava lui proprio l'Elden Ring lui, e infatti ti confonde, è un'illusione. E diciamo che questa illusione viene anche posta in queste speculazioni, quindi insomma, Elden Ring sai che è un gioco di doppi, quindi hai ragione. E allora ci sono tantissime cose che potremmo dire su sul tema Placidus Sax, quindi spero di non dilungarmi troppo, però cazzo è la penultima live, se non lo facciamo adesso quando lo facciamo? E guarda, vuoi dilungarti? Prima di farlo, mm-hmm, prima di farlo vediamo, io provo a mandartelo per non farti aprire la mia live. Vediamo un po'. Discord. Ti provo a mandare il mio schermo affinché tu possa. Non serve assolutamente l'audio. Provo a mandartelo al giusto frame rate. Io ti escucio. Dimmi se riesci a vedere il mio gioco. Guardo subito, ancora non mi è arrivato nulla. Ok, diamogli tempo. Vediamo, sì, mi è arrivato. Lo faccio vedere ai ragazzi, immagino. E a te stesso, sì. Allora mi devi dare un secondinus. Nessuna fretta. Un secondinus, che così lo faccio vedere ai ragazzoni. Mi vado a copiare la source del tuo schermo di... allora, aspetta, copia... E fai duplicato, copia, incolla duplicato, non riferimento, così evito di poi sfottere lo schermo. I ragazzi vedranno in diretta dello smanettamento. Ci sta, è un classico. Ok, ecco qua. Ti vediamo. Molto bene. Prego. Allora, diciamo che una cosa che canonicamente accade nella storia è che mentre Pav da solo combatte contro Placidus Sax, noi sappiamo che Joel, per quanto sia mediamente assennato, ha la frenzy situation. Sì. Ok, quindi è grazie anche sia alla sua intelligenza, alla caparbietà delle sue scoperte, della sua conoscenza, che Pav è riuscito a trovare all'interno di Farum Azula questo luogo. Rimane però il fatto che combattere è stato il suo compagno. Giusto, corretto.
Quindi, mentre possiamo immaginarci in tanti modi la scena, in tante immagini mentali di come Pav possa essersi stancato combattendo un antico Elden Lord draconico, comunque è proprio in questo luogo che infine, finalmente, qui poi ti lascerò l'introduzione, quello che prosegue, possiamo utilizzare... Lago. Lago di Mikra. Certo. Esattamente. E per farlo, vediamo se posso farlo con free cam con il mouse, sì. Ovviamente ho rallentato il tempo per fartelo vedere meglio. Il dio viene strappato e quasi assorbito. Sì, lo vedo. Completamente shattered. Esattamente. Non è una cutscene, però questo oggetto unico, che tra l'altro poi rilascia queste scintille di follia che si disperdono nell'aria, ha liberato Joel dalla, evviva! Diciamo, Pav ce l'ha fatta! delle tre dita, sì. Ok, il mondo è tuo, prosegui Solo pure. In questo luogo è possibile fare questa cosa. Solo in questo luogo, solo in questa mappa, sì. Secondo te perché non esiste un Elden Lord in questo punto della timeline, in quanto lo abbiamo distrutto? Potrebbe essere questo il motivo? Cioè noi siamo andati in una sezione, in una sacca temporale, non so come definirla se non in questo modo, nella quale c'era un Elden Lord antico. Lo abbiamo distrutto, quindi in teoria in questo momento tu e Pav siete in un punto del mondo nel quale, in una bolla, bravi, nella quale non esiste nessun Elden Lord. È vero. Perché Radagon ancora non esiste Marika, non esiste Godfrey, non esiste nessun Elden Lord successivo. Potrebbe essere che Lago funziona solamente in un punto temporale nel quale non c'è influenza divina? Allora, io credo che sia la cosa che hai detto senza il dettaglio dell'Elden Lord, perché comunque puoi utilizzarlo con Placidus Ax vivo. Ah, puoi utilizzarlo anche con Placidus Ax vivo. Okay. Però e quindi... è anche vero che appunto non c'è comunque influenza divina qui. È un'altra dimensione chiusa in uno spazio di bolla temporale nella quale non puoi essere osservato o influenzato da alcuna energia che non sia quella del lago. È praticamente come se noi avessimo un casco dei Nox, ma all'intera bolla temporale. Esatto. Ah, ma ti ricordi anche? Bravo! Vabbè. Bravo, anche il casco dei Nox, che figata! Bravissimo! È come se fosse davvero un casco un casco anti-influenza divina, ma applicato alla bolla temporale in toto, e quindi tu hai la possibilità di usare Lago. Io credevo che avremmo in qualche modo modificato Lago dentro questo posto senza tempo, ma in realtà Lago è sempre lo stesso. Il punto è che non funzionerebbe al di fuori di questo punto del tempo strappato alla consecutio. Quindi credo che sia questo il motivo. Dunque, pensate quanto cambia il mondo di Elden Ring quando Dio non c'è e non ha potere. È importante, questa cosa verrà sicuramente sviluppata nella trilogia. Comunque, tornando a noi e al discorso che volevo fare, il fatto che gli Elden Lord non siano solamente quelli dell'Ordine Aureo, per me è il plot point più interessante dell'intera opera, perché non l'avrei mai detto, e grazie a questa cosa... E arriva tardi, eh? Arriva tardissimo, e grazie a questa cosa si crea un potenziale d'espansione per la narrazione di questo mondo infinito. Perché potremmo persino avere un gioco nel passato, come Elden Ring 2, non lo sappiamo. Cioè, andrebbe bene lo stesso. Potremmo avere un gioco nell'estremo futuro, quindi tantissimo oltre l'Ordine Aureo, e comunque essere coerente con il mondo d'insieme, cioè il rapporto tra Dio che ti sceglie e tu che hai il timone in mano che Dio ti ha fornito. Vorrei però prendere delle posizioni. Facciamolo. E vorrei farlo, come dire, sapendo che non posso né aver ragione né torto. Quindi, a meno che ovviamente il maestro non mi corregga e mi dica: guarda, sono qui. Allievo, sbagli, perché qui ci sono delle cose che tu sai per certo. Solo nell'oggettività lo fa. Esatto, vai. Esattamente. Allora, riprendo un discorso che abbiamo fatto l'ultima volta, molto divisivo, per darvi la mia opinione definitiva. Ovvero, com'è la cosmogonia di Elden Ring? Ci sono varie divinità che combattono per il ruolo
di volontà superiore. Non so se ve lo ricordate, ma la chat, almeno la mia, era anche divisa su questo argomento. Cioè, la volontà superiore che noi conosciamo è l'ultimo dio elevato a volontà superiore. Esatto, o l'unico. Ho preso una decisione 10 minuti fa, ragionando su un dettaglio. È l'unico. Perché trovo difficile altrimenti la ripetizione della iconografia della mano. Avrebbe veramente poco senso. Capisci. Pensare che se sei volontà superiore devi per forza identificare i tuoi adepti come dita o mani mi sembra un po' una stronzata, nel senso che le divinità esterne sono tantissimo diverse le une dalle altre. Abbiamo la divinità della marcescenza con funghi, abbiamo la divinità del sangue col sangue e il fuoco, abbiamo veramente la gravità, abbiamo la progenie delle stelle, abbiamo un sacco di dei differenti. Il serpente con le manine, le ho viste anche dalla tua spada adesso che uscivano fuori. Sì. Insomma, abbiamo tanta roba estremamente divergente. Quindi pensare che invece ci sia un ruolo di re degli dei che ti porta per forza ad avere le mani appresso, mi sembra una stronzata. Cioè, comunque mi sembra un vizio di pensiero un po' difficile da superare. E quindi credo che la volontà superiore sia sempre la stessa. E oddio, guarda Smatiax, rispondo a un messaggio che dice: non è detto che le cinque teste siano qualcosa di più che un richiamo parallelismo creativo. Però anche le due teste sembrano le due dita. È la prima cosa che ho detto, se vi ricordate, quando le ho viste. Sì. Il richiamo all'Elden Ring sembra forte. Ok, è vero che potrebbe essere una citazione a tutto quello che hai visto nel gioco, però Miyazaki non è il tipo da citare fino esatto. a se stesso qualcosa non che hai in quel visto. Modo, non così tanto. Quindi non credo. Credo che sia voluto, credo che voglia farti capire che è quella divinità che tu hai sentito raccontare attraverso varie bocche e vari interpreti. Quindi ho preso una posizione. Anche perché comunque gli occhi d'oro, cioè... sì, e il soffio d'oro anche. Quindi visti, ma esatto. Ovviamente potrebbe essere una citazione, ma mi sembra un po' strano che citi ogni cosa che ha reso forte e identificabile la volontà superiore. Quindi e bravi, se cita Miura, bravissimi. Quindi sì, esatto, non vedo parallelismi con Berserk. Esatto. Quindi è la volontà superiore, è sempre la stessa, ora come allora. Non è mai stata spodestata, non l'hanno mai uccisa, non l'hanno mai sostituita, è sempre lì. È la più forte di tutte le divinità della cosmogonia di Elden Ring e dell'Interregno, e nessuno la può spodestare. È veramente una testa di cazzo questa volontà superiore, però, e questa è l'altra posizione che prendo. È una volontà superiore, o meglio, chiamiamola divinità direttamente, che tende ad abbandonare. È molto incline all'abbandono, alla noia. Vederla, da una parte, in base a quello che hai detto con la tua idea di 10 minuti fa, sono estremamente carico per un momento che non arriverà oggi. Ma posso aggiungerti un altro dettaglio. Però è interpretativo. Io potrei effettivamente andare a immaginare la volontà superiore come un nostro simile Homo sapiens che gioca con un acquario? Sì. Poi si stufa e se ne va. Bravo, sì sì, sono d'accordo. Gioca troppo... a The Sims. Sì. È con così. Brave, esatto. Io vedo questa volontà superiore come un dio maligno. Che è tra i più pericolosi perché in realtà non persegue nessun fine a parte l'adorazione. La volontà superiore non ha a cuore il destino dei viventi, non punta a nient'altro che ad avere un acquario, definiamolo con le tue parole, che la osserva. Vuole mettere il dito sull'acquario e vuole che il pesce guardi in direzione del dito. E quando non lo fa più, allora niente più mangime. Crepa, tornerò più tardi, quando arriveranno nuove forme di vita interessate a me, che io renderò mie
schiave praticamente grazie all'Elden Ring. E che cos'è l'Elden Ring quindi? Ma l'Elden Ring potremmo chiamarlo il timone del mondo e avremmo ragione. Ma oggi sì, più che mai lo vedo come la mela di Eva. L'Elden Ring è lo strumento grazie al quale, anzi a causa del quale, ci sono le guerre. Perché ognuno di noi vuole averlo per plasmare il mondo. Sono d'accordo con quello che dici, ma sembra quasi che tu ti sia abituato a essere molto forte. Nel senso che in realtà l'Elden Ring non è qualcosa di minimamente concepibile dall'essere umano o dai viventi, è qualcosa che fa parte della dea e del dio. Certo. È stata la disgregazione a renderlo accessibile vagamente nei suoi frammenti, eh? Non è che prima pensavi ora faccio guerra per ottenere l'unica cosa che aspetta, puoi avvicinarti è essere Elden Lord. Sono d'accordo, ma in parte. I giganti sono morti tutti per via di chi ha messo le mani sull'Elden Ring. Credo che stiamo dicendo due cose diverse. Tu parli della guerra civile che si è creata dopo la disgregazione, ma non serve la disgregazione per avere morti, perché l'Elden Ring, una volta che è in mano a una fazione, rende quella fazione onnipotente e capace di fare la prepotente, capace di imporre con la forza la propria visione a chiunque. Pensa a come hanno voluto mettere sotto torchio Caria e Rennala, pensa a come hanno vincolato la fiamma dei giganti e maledetto l'ultimo di loro rimasti, pensa a come hanno ostracizzato tutte le altre divinità. Quindi sì, sicuramente la disgregazione ha creato ancora più campi di battaglia, ma l'Elden Ring, una volta che la volontà superiore sceglie a chi darlo, rende i prescelti dei prepotenti. E però anche adoratori della volontà superiore, quindi nascono le leggi dita e quindi tutti quanti volontà superiore, pisciaci in faccia e dici cosa vuoi. E questo è quello che vuole la volontà superiore, sostanzialmente vuole che il gruppo dei prescelti, per rimanere tale, per rimanere in cima alla catena alimentare, lo desideri questa divinità e la ascolti e faccia quello che dice lei e la tema e la interpreti e tutto il resto. Cioè, il punto è proprio questo: la volontà superiore credo che ti scelga per stare in cima fino a che a un certo punto non si stufa, perché probabilmente tu commetti degli errori, tu intendo prescelto, e quindi ti lascia morire. È quello che è successo qui. Andava bene Marika finché Marika non è impazzita, e quando è impazzita la volontà superiore fa giocattolo rotto, tornerò più tardi, fottetevi. Tanto sei, secondo me, è molto spot on su questo. Cioè, tu parlavi dell'arroganza del prescelto vero e proprio, cioè dell'Empireo che diventa Dio. Esatto. Ovviamente, sì. L'Elden Lord poi è una conseguenza. Io parlo dell'Empireo, bravissimo. Uh-huh. Io parlo dell'Empireo che a un certo... Cioè, pensa, l'Empirea Marika ha deciso persino per la sua specie, per i suoi simili. Le ha fatte diventare delle ancelle, le altre Numen. E infatti hanno cospirato contro di lei. Quindi pensa, prima ancora di arrivare a Caria, le altre Numen sono diventate delle schiavette di Leyndell. E infatti poi hanno detto, affanculo, ti pugnaliamo alle spalle, Godwin, da quanto ci stai sul cazzo. Quindi... credo che la volontà superiore sia la divinità più negativa della storia dei Souls, perché in realtà le altre non ci sono. Addirittura in Demon Souls la nebbia viene messa in dubbio, no? Continuamente non si sa se questo dio che ha creato il mondo di Demon Souls è buono o cattivo, se l'ha fatto per dargli l'estrema unzione o perché lo ha maledetto. Quindi non capisci bene l'allineamento della divinità, se esiste, di Demon Souls. In, vabbè, Dark Souls abbiamo già fatto questo discorso mille volte, la divinità è solo una persona molto forte che applica e impone la sua visione agli altri. Uh-huh. E invece, insomma, in Elden Ring è proprio Ryuk di Death Note. Lascia cadere il libro, vuole vedere il mondo bruciare, ti fa per Light finché Light è funzionale, quando poi impazzisce fa vabbè, aspetto quando ti devo ammazzare. E poi si vedrà. E... in realtà almeno Ryuk un po' si affeziona a Light, anche se poco. Invece questa volontà superiore punisce Marika, pensate un po' quanto gliene potesse fottere di lei.
E credo che, al contrario di uno Shin Megami, allora, in Bloodborne, scusate, faccio la teoria nella teoria, visto che tutti me lo state chiedendo, in Bloodborne come sarà? In Bloodborne, visto che le reference cthuliane, perdonatemi, sono veramente respirabili dalla key art, dalla box art, anzi, della copertina di gioco, vi direi che la domanda è: cosa è Dio? Forse ci manca quello. Nei Souls sappiamo benissimo che cosa è Dio, è un'invenzione. In Demon Souls sai cos'è Dio, ma non sai da che parte sta. In Elden Ring, vabbè, cosa è Dio è l'intro. E poi devi capire da che parte sta Dio, ma da un punto di vista più macroscopico che microscopico, come Demon Souls. Secondo me sì, in Blood... in Demon's Dio esiste. Esatto, in Demon's Dio esiste, anche lì è la prima frase dell'introduzione. In Elden... in Bloodborne, secondo me è... ma tu hai capito che cosa è Dio davvero? Perché io no. Secondo me è quella, sarà la storia di Bloodborne. E... o Bloodborne, non so come pronunciarlo ormai. Però ne parleremo un'altra volta. In Elden Ring, esatto, penso a Lovecraft, per quello dico che cosa è Dio è Lovecraft. Quindi anche qui il concetto credo che sarà: non capisci Dio, vediamo se lo capirai a fine gioco. Sì. Elden Ring invece ci racconta questa storia, ecco, stavo chiudendo il discorso, nella quale quello che puoi fare sì. è cercare di ritagliare la tua storia di recinto felice con un potere che rimane quello che ti concede la volontà superiore. E quindi, a differenza di uno Shin Megami nel quale puoi sognare di ammazzare Dio, per me, ahimè, che tanto sognavo una cosa del genere, con l'arrivo di Placidus Axe è un'eventualità lontana se non implausibile, anche nella trilogia. Ah, ti divertirai molto. Cioè, l'arrivo di Placidus Axe, l'esistenza di Placidus Axe ti fa capire che tu non sei un cazzo di nessuno. Sei solo l'ultimo che desidera quella posizione, ma ce ne sono stati tantissimi prima di te. E sono stati tutti abbandonati. E quindi cosa pensi di poter fare più di loro? Non è che ce ne... capisci? Pensando che fossero due... sì, sì. Avevo una prospettiva completamente diversa. Ok, c'è stato Godfrey, c'è stato Radagon e poi ci sono io. E quindi chissà quante cose si possono fare che ancora gli altri non hanno scoperto. Ma sei... è per quello che ti dissi che avresti avuto un bello schiaffo speculativo. Ma se gli Elden Lord non sono due, ma 350, beh, allora la questione è diversa. Forse non è possibile fottere la volontà superiore. Mi sembra un discorso perfetto. No, non penso più che sia possibile farlo. Perché chissà quanti ci hanno provato. Oppure Marika è una superba del cazzo a questo punto. Pensando di poter fare qualcosa. Secondo te Marika... oddio, non so se Marika lo sapesse, ma... cosa? Cosa? Di Placidus Axe. Non so se Marika lo sapesse. Allora... dipende da quanta conoscenza ti dà essere la dea. Io penso proprio di sì. Io penso che lo sapesse molto bene, perché comunque ti ricordo che se... è un se molto sottile ormai, ma se Maliketh è a Farumazula, ce l'ha messo lei. Vuoi che non sappia da dove proviene Farumazula e qual è la storia di Farumazula? Quello che non conosceva Placidus Axe era tutta l'umanità sotto di lei, perché lei è stata sempre considerata l'unica dea, ma che Marika stessa non sapesse della volontà superiore, come si comporta, visto che è stata scelta come prima Empirea, così l'ha venduta, ma sapeva di non essere la prima probabilmente, non lo so, penso che sapesse. È roba tosta. E allora ancora più superba. Tu considera che lei era... cioè, so che non è difficile pensarlo,
perché quello che conosciamo di lei è molto aggressivo, ma lei era anche una grande ricercatrice, nel senso nella sua camera da letto è pieno di tavole di lettura che chissà quanto sono antiche. Sai cosa? Mi stanno citando Ranni dentro la chat e mi è venuta in mente una roba, che forse è l'unico vero finale che possiamo auspicare per la storia di Elden Ring, inteso come gioco, coppia di giochi, trilogia, eccetera, eccetera. Non possiamo sognare una cosa così assurda come sconfiggere la volontà superiore. Già, è un Potremmo problema. sognare, però, un mondo che non è soggetto alla sua influenza, una È quello che vuole Ranni. schermatura. È per quello ti sto dicendo di Ranni, me l'hanno citata in chat e mi hanno fatto venire in mente questa cosa, cioè non possiamo sognare di uccidere la volontà superiore, di sostituirla, di diventare forti come lei, però potremmo creare una cupola, una campana, la bolla di Placidus Sax dove tu puoi usare l'ago. Ah sì, Un penso di sì. mondo nel quale la volontà superiore non riesce ad accedere. Una barriera anti-volontà superiore. Del resto, il casco dei Nox già lo fa in È piccolo. vero. Quindi è possibile. È possibile creare qualcosa che non permetta alla volontà superiore, di accedere a quel piano dimensionale. Forse questo è l'unico vero finale, da Francesco che posso desiderare. Un mondo schermato da una divinità che non puoi, God VPN, bravi, che non puoi buttare giù, che non puoi sostituire, che non puoi sconfiggere. E probabilmente la volontà superiore, se succedesse questo, direbbe semplicemente: va bene, fuck this shit, tirerò un altro Elden Ring da un'altra parte, che me ne frega, tutti vissero felici e contenti. Non è che le Capito? faremmo chissà quale danno, ma intanto liberiamo il nostro mondo Esatto. dalla sua influenza. E oggi andiamo da Malekith a sconfiggerlo, a prendere la Runa della Morte. Ancora non possiamo reinserirla dentro l'Elden Ring perché noi non No, abbiamo l'Elden decisamente no. Ring. Però intanto possiamo infliggere giusto la prima morte fatidica a È qualcuno, vero. visto È che vero. la Runa della Morte al 90% è nelle mani, intendo a livello proprio fisico. Il 90% della Runa della Morte è in mano a Malekith, perché ne ha rubato Allora, solo una parte. togli. Mi fido, sono bravi. Però, uff. 5 minuti, toglimi la chat. Devo togliere la chat? Un pochino, giusto un pochino. Un pelo, un pelo, un Ok, pelo, un pelo. la Un tolgo. momentino. Per farti una domanda, una provocazione creativa. Tolta. Ok. Hai detto una frase che appunto nasce dalla nostra introduzione. Mi piace molto che tu cominci a ragionare in questi termini, ma mi chiedo. Secondo te, che ci facciamo con la runa della morte? Nel senso, tu dici sì, possiamo uccidere, ma perché la stiamo recuperando? Cioè, te lo sei davvero chiesto? Cioè, Certo, cosa dovremmo. continuamente in verità, e ne abbiamo anche Ah. parlato. La stiamo recuperando perché noi non vogliamo l'Elden Ring di Marika, ma il vero Elden Ring originale, quello che è nato dalla bestia. Noi. Quindi la vogliamo per ripristinare. Allora, aspetta, fermo, so cosa mi stai chiedendo. Certo, no, la vogliamo per uccidere Radagon, perché sennò come Oh! sostituiamo il vecchio Elden Lord? Che cosa fai? Morra cinese, chi perde diventa un uomo normale. A noi serve la Runa della Morte perché. Allora, fermo. Ti spiego cosa ho in testa, va bene? Va, esatto, vai, vai, go, 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 go. Precedentemente il discorso andava come segue. Marika toglie la grazia a Godfrey, che non è più Elden Lord, e dà quel titolo di Elden Lord a un'altra persona, che infatti si chiama Re Consorte, in quanto è il matrimonio con Marika che ti rende Elden Lord. Ma non c'è Marika. Marika è in prigione. Marika è in castigo. Quindi, per diventare Elden Lord, non puoi.
più sposare qualcuno, impalmare qualcuno, verosimilmente. Perché Marika non è neanche più nel ruolo di essere impalmata. La volontà superiore l'ha messa in castigo. Quindi credo che la runa della morte serva perché non possono esistere più Elden Lord in contemporanea, e questo ce lo dimostra la sacca temporale di Placidus Sax. Placidus Sax esiste come Elden Lord solamente in una bolla temporale che non è il presente, perché ci può essere per me solamente un Elden Lord, non possono essercene 500 come il Lich King di World of Warcraft. Quindi la runa della morte serve per uccidere l'Elden Lord e quindi poterlo sostituire. Dopodiché serve per ripristinare l'Elden Ring, per come è stato di confutare. Vai. Non in maniera oggettiva, ma con tanta forza logica. Radagon ha sostituito Godfrey. Non c'è stato bisogno di alcuna runa della morte. C'era Marika. Ah, l'ho premesso. C'era Marika. Ok. Ok, ora ho capito cosa vuoi dire. Senza Marika, perché se uccidi Radagon uccidi anche Marika, certo. Ha senso. Esatto. È per quello che ti dico che serve la runa della morte. Perché non puoi più impalmare nessuno. E se uccidi Radagon, uccidi anche Marika. E mi piace, ok. Un altro motivo per il quale vuoi la runa della morte? Giochiamo. Se non è per ripristinare, con la runa della morte tu non permetti più la reincarnazione. Mm-hmm. Le rimembranze non rimangono più vincolate all'albero. Per non avere la rimembranza di Radagon, ok, ma quindi? ok. No, per me la scelta, cioè la scelta, la soluzione più sensata è perché è l'unico modo per andare oltre Radagon. Figo. E ti faccio allora, finché non c'è la chat, l'ultima domanda che ha bisogno di non averla. È arrivato il momento di chiederti: che succede da ora adesso fino al finale del gioco? Vai. Allora, facciamo completismo. No, non di gameplay. Cioè, anche di gameplay, ma non da parte nostra. Sì, sì, parlo di Elden Ring. Malekith arriva. O meglio, noi arriviamo da Malekith. Malekith fa un altro che mi vuole fottere la runa della morte. Combatte, aggressivo, perché gliel'hanno già inculata. Almeno una parte. Spade. Cing, cing, cing. Malekith muore. Ed è l'unico personaggio che muore tutto Elden Ring. Perché noi abbiamo preso a quel punto la runa della morte, quindi gli infliggiamo la morte fatidica. L'albero brucia. Si scioglie il sigillo. Possiamo entrare nell'albero con tutte queste rune maggiori. Entriamo nell'albero. Godfrey ci fa: "Hey, sweet summer child, c'ero prima io." Botte con Godfrey. Ok. E Serosh incluso. Merda. Godfrey muore anche lui, perché ormai siamo runati, quindi abbiamo la possibilità di uccidere. Godfrey KO. Radagon, fine del gioco. Perché Radagon dovrebbe combattere? Non permetteci di sostituirlo, però. Perché Radagon non vuole essere sostituito, perché Radagon sente di essere attaccato alla forza che gli permetterebbe di conoscere tutto il mondo. E l'unico modo che ha per divenire dotto di ogni forma di sapere è rimanere Elden Lord, motivo per il quale si chiude dentro. Ok, per conoscenza. Radagon credo che speri che la disgregazione da sola fotta ogni pretendente al ruolo, così che possa uscire. E
resisterà per questo. Cercherà di non lasciarci la possibilità di sostituirlo. Ok, però in tutto questo manca qualcuno, se non mi sono distratto a causa delle pizze. Ossia, Gideon. È vero, però ti ho già detto l'altra volta che secondo me lo non so è più un boss. Lo so cosa mi hai detto. No, 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 per carità, so che mi hai detto questo. Però mi chiedo, non tutto deve essere legato a barre della vita o a combattimenti fatali. Anche Hugh non è un boss, ma hai visto la sua storia fino ad ora, come si è progredita, com'è progredita. La sua? Come progredisce, secondo te? Allora, innanzitutto sto pensando È sicuramente il personaggio più complesso da cui rispondere. No, sto chiaro, pensando alla tavola rotonda che in teoria alla fine di Malekith è bruciata completamente. Sta già bruciando tutto, quindi in teoria ancora andrà ancora peggio. Cioè, in teoria il progress del fuoco va avanti dopo la boss fight di Malekith. Cioè, da un punto di vista proprio meccanico, mi spiego. Cioè, ma approfondiscimi, voglio che ne parli di questa cosa. Sta bruciando l'albero, però non è che brucia in tempo reale. Quindi. Ok. Ucciso sì, Malekith, okay. Faserà okay. Alla bruciatura successiva. Certo. Quindi. La tavola rotonda mi aspetto certo. Che si sia completamente spenta perché penso a Dark Souls 3. E al Firelink Shrine spento. Secondo me avrà una situazione estetica simile. Quindi la tavola rotonda completamente spenta. E boh, Sir Gideon a questo punto sembra più un personaggio da Elden Ring 2. Oh, quindi tu pensi. E un dialogo finale come potrebbe essere? Un augurio di bella bro, sei Elden Lord? Non lo so. Forse. No, perché io penso che sia un figlio di puttana, lui, perché si è comportato da figlio di puttana, però... Ok, però lui ti ha sempre chiesto una cosa, to remain constant, no? E tu lo stai facendo in maniera molto seria. A meno che non provi davvero a incularti le rune sulla strada per l'albero. Però sai, le rune sono potere, e lui ha sempre cercato una cosa diversa. No, e poi più che altro, le rune sono potere, ma come pensa di incularti le rune ora che sei diventato praticamente un semidio? Cioè, sì, esatto. The All Knowing ha un piano così idiota come adesso userò questo ragazzo per farlo diventare potentissimo e poi cercherò di batterlo. Zii, esatto. Hai fatto ciucciare 1 miliardo di rune. Mi sembra difficile battere Pav adesso, caro il mio Gideon. Esatto, Gideon è abbastanza intelligente da anche volesse incularti, cosa che però nel suo carattere è sempre stata scontata e contemporaneamente confutata mano a mano che la storia andava avanti. Infatti è una figata, perché tu pensi, madonna, questo, dito corto, cintura. Sì, sì. Però comincia a dire cose un po' altalenanti rispetto a quel concept, arrivi alla fine, dici, boh, effettivamente Elden Lord non sembra volerlo diventare davvero, magari inizialmente era la sua idea, però forse le informazioni che abbiamo dato, poi per carità, superbo, sicuramente the all knowing, poi tanto non lo è, molto knowing very much, sì, però è abbastanza intelligente da non venirti a dire adesso te gonfio, insomma. A meno che non abbia una roba tipo la pietra di Morgoth. Ah, c'è il fotti il possessore fotti. Di rune maggiori. Ok, è una cosa da the all knowing, capito, ecco qua la pietra contro quelli forti. Sì, è vero. Mette la trick room. E i più deboli diventano i più forti. E, però, insomma, non lo so. Forse fico, quello che fico, mi posso aspettare è ricordati dell'amici. Non lo so. Non scherzo, una roba tipo... Oh, ti ho aiutato io ad arrivare fin qui, Quando diventerai Elden Lord, ricordati di mi me, piace. Questa cosa è figa. È vero, è figa. Non lo vedo come un boss, questo no. È una cosa che mi piace molto, in effetti. Però quindi, ricordati di me. I boss per me sono 3. Malekith, Godfrey, Radagon. Basta, non ce ne sono altri. Mi piace. Ma Godfrey è telefonatissimo, amici. Non... Cioè, neanche la voglio chiamare teoria. È apparso quel Godfrey Stand Master... e anzi stand e basta,
E avere quello e non Gideon, eh sì, non Gideon, e non Godfrey vero, cioè di che cazzo stiamo a parlare? Lo Standmaster sembra un call out. Dai. Mi piace. Mi piace tutto quello che hai detto. Molto bene, puoi rimettere la chat. Ok. Ari, ciao. E qual è il momento ti pago quindi? Allora, ah, sarebbe scontato il boss finale, quindi per me è Godfrey a questo punto, il momento ti pago. Però, in effetti, ti posso provare a giocare, nel senso, posso provare a giocare con te. Immaginiamola così. Provo, in realtà, mi piace giocare sul filo del rasoio, perché non saprai mai quello che intendo, ma non di meno voglio essere sincero con te, così che si crei una vera discussione in questa ultima parte dell'introduzione. Godfrey, momento ti pago. Possibile, ma dovrebbe essere molto originale, perché lo hai già in parte combattuto. È ovvio che non sia un clone, se fosse... Dici, magari il moveset è quello. E alla fine, tanto più diverso non dovrebbe essere. Però, posso dirti, Radagon è un completista. E se ti castasse continuamente l'infinito di ogni scuola di magia? Si dice un po' un... Forse lì... Solo Sender. Ti pago. Potrebbe essere... Sì, esatto, esatto. Potrebbe essere quella la citazione a se stesso di Miyazaki. Un personaggio completo che usa ogni cosa. Se no è Maliket, ma... Beh. Curioso aver inserito lui. Lo avevamo quasi escluso. Ci sta. Ci sta, chissà. Direi che non c'è altro da dire e possiamo partire. Oh no, grande intro. Grande intro, secondo me. Bellissima davvero. O mi sta sfuggendo un boss. Oh, senti, ma però certo. Però concordi con me che se mi sta sfuggendo un boss non posso prevederlo? O c'è qualcosa Fammi pensare. Qualcosa che potresti... Beh, sì, al massimo... Sì, oddio, potresti pensare che, visto quello che hai letto della descrizione alla montagna dei giganti, a un certo punto Marika dica, senti, meno anch'io. Ok, nel caso sarebbe però una fase di Radagon per me. Ah no, per carità, sono d'accordo, sì. E ti parlo di un altro boss proprio. No, Trio Sacriderma, ragazzi, no. Quartetto Sacriderma, no, vabbè, allora, se c'è una roba del genere non la metto neanche nel novero delle boss fight. Cioè, io parlo di un boss proprio importante di trama che non sto ragionando piace, come possibile, piace, ma non credo. Perché sono finiti i grandi dei, sono finiti Soldier i semidei. Godric Duo. No, sono finiti, ragazzi, sono finiti. Oddio, ha ragione Palk. Una cosa potrebbero fare. Sì, questa mi piace. Potrebbe esserci una fight del genere. Le dita legnose. Le dita ostili? Sì, Figo. Cioè, potrebbe essere, no, che dentro l'albero in realtà ci sono delle dita che ti vogliono fermare. I profeti finali, incazzati neri. Sì. Perché ormai... Ma no, più che altro sono confusi, non sentono più la voce di Dio, quindi che cazzo sta succedendo? Anche delle dita legnose cominciano a impazzire, tipico di Miyazaki, no? Che i grandi pilastri della società e della religione vanno completamente nuts. E non sanno più da che parte stare. Sì, una roba del genere ci potrebbe stare. Still non penso che due dita possano essere una boss fight ti pago, perché se le immagino muoversi sono anche un po' ridicole. Master Andy. Al massimo le due dita potrebbero essere simili al drago di Sekiro, onestamente. Non lo ci so. Ci siamo però. Grande intro, tra le più belle in assoluto, ed è la penultima perfetta sotto ogni punto di vista. L'ho amata. Amata. Bene. Allora, per prima cosa ti chiedo una... piccola apertura del vasino. Temporanea. Ci mancherebbe altro. Ma apertura del vasino nonetheless. Ci mancherebbe altro. Il vasino può essere aperto. Allora, ci sono. Perfetto. Ovunque io vago, ti prego, ti pago. Vai. Puoi entrare. Perfection. Allora,
Non è una novità, perché in realtà ti era stato piuttosto anticipato, ma c'era un'altra brutta notizia. Oh no. Sì, c'è un'altra brutta notizia, che è... Ok, mod, non preoccuparti, c'è stata una cosa qua. C'è un'altra cosa, e la cosa che risulta essere la brutta notizia te l'ho preparata oggi off-screen e te la presento in un certo modo abbastanza straightforward. Sarà anche a modo suo nostalgico, ma... Dove devo guardare? Ah, oh, ok, mamma mia, cos'è? Regalopolis. Ho creato un percorso. Ok, parto da qua? Sì. Grandascia più 17. Spadone della lama innestata più 7. Ma io ho già queste. Oh no. È il mio nerf questo. Sì. Spadone delle rovine più 7. Sono tutte le armi di Pav. Fauce della belva meteoritica più 7. Devastatore di giganti più 17. Hai cominciato la grandascia. Sì. È decisamente, per quello che è l'equilibrio di Elden Ring, molto importante. Tornerò dunque al setup che mi ha accompagnato di più. Puoi scegliere quello che vuoi. Ah, però aspetta, non mi hai fatto la seconda spada, la offhand, quella di Berserk che avevo di freddo. Oh, ma va bene. Puoi stare di dual. Sì, non ti vieto le dual. Ok, no, no, però no. È una più 25 quella. No, infatti te la faccio più 17. Me la fai più 17, perfetto. Allora, poi me la dai adesso? Te la do adesso, sì. Ok. Sì. Te la preparo, perché... È giusto così, devi... ragazzi. Oh sì, no, sei... Il fatto è questo. Elden Ring... Cioè, verticale dopo la nostra partita? No, ragazzi, non si può proprio fare. Allora, intanto mi metto quella vecchia. Giusto per... Non ordine d'acquisizione. Potenza di attacco. Giusto per ordine mentale. Allora. E... No, ragazzi, con il nerf non voglio assolutamente... usare qualcosa di diverso da ciò che sono abituato a maneggiare. Dobbiamo leggere quello che si può fare. Esatto, con la rimembranza. Però aspetta, non ti teletrasportare adesso? Del dragopalle, no. Allora, sappi che comunque queste due armi saranno belle toste comunque insieme, eh? Non si scherza. Ok. Perché sono comunque delle boia di treni. Perfetto. Perfetto. Ma tu come fai a fare le armi così veloci? Non ti preoccupare. Sei veramente l'Elden Lord, amico mio. Più 25. Ah, non ha la cenere di cazzo, ma ce la metto io. No, vabbè, la togli da lì, la metti di là. Tanto dobbiamo andare alla tavola. Posso andarci adesso? Posso teleportarmi? Libero, la partita è tua. Nel godo. Vado. Non ho chiuso il vasino, quindi spero che non vada a puttane. Tutta cosa. Allora, ovviamente. Aspetta, ma vediamo se Gideon ci parla di Placidus Sax. Non penso. Però. E adesso, schermino. Non te l'ho dato? No, no, sì. Non era necessario ancora perché non stavi giocando prima. No, consegna a Gideon la pozione, quindi niente. Allora... No, Enya non è qui. Where the fuck is she? Qua. Ma... No. Seamless momento, non sta scendendo. Molto, molto seamless momento. Non ti ci fa neanche parlare. No. Esci e rientra. Posso solo saltare. No, vabbè. Ma perché... What was the need of this? Ok. Sta scendendo, ragazzi. Sta diventando. Nani ha detto. Elden. Elden Granny. Madonna, sì.
canon? No. No, no. È colpa di Tim, credo. Ok, si è seduta. Don't worry, my dear. I'll see it to the end with you, if it please. Allora, ottieni potere della rimembranza. Lama rocciosa del re drago. Spada perforante di breccia in cui alberga il potere del fulmine originario. Frammento di potere del Lord Draconico ottenuto da una rimembranza. Questa arma è particolarmente efficace contro i miseri e mortali draghi dei tempi attuali. Ti vogliono far capire che sono stati depotenziati di molto. Forma della nube. Trasforma l'esecutore in una nube temporalesca scarlatta per un periodo, consentendogli di volare sui nemici e avventarsi su di loro. Ma che cazzo, con una lama ammantata di fulmini. Tieni premuto per prolungare la durata della trasformazione in nube. What the fuck, che bello. Potere, questa è rovina di Placidusax. Potere assorbito alla rimembranza del Lord Draconico Placidusax. Tramuta l'esecutore del Lord, nel Lord Draconico, che emette un soffio dorato dall'alto. Questo incantesimo può essere lanciato in salto. E questa la mortale agonia del Lord Draconico, che un tempo dimorava in eterno oltre le catene del tempo. Un tempo dimorava in eterno oltre le catene del tempo. È possibile dunque che Placidusax si sia creato il suo trono oltre il tempo con i poteri di Elden Lord, tanto quanto Marika ha tolto la morte dall'Elden Ring? Sì, sì, no, anche lui si è fatto il suo capriccio, forse. Esatto, lui si è fatto il suo capriccio, che è una dimora eterna oltre il tempo. Esatto. Tanto, voglio dire, esatto, lo puoi fare, il tuo potere te lo garantisce. Sì, sì, infatti. È scritta male in italiano, dicono in chat. C'è qualcosa di diverso? Allora, chiediamo per bene. Perché in italiano ti fa capire che il suo capriccio diventa la sua eterna galera. Cioè, è questa la mortale agonia del Lord Draconico. Quale? Quella di rimanere, è implicito, nel suo trono, che un tempo gli permetteva di dimorare in eterno oltre le catene del tempo, e adesso lo può fare, ma in una condizione di eterna attesa di una divinità che non tornerà mai. Il che spiegherebbe anche quello che tu altrimenti hai definito come un Placidusax cretino che aspetta il ritorno della sua dea. È una metafora. Il punto è che non è che attende il ritorno della dea, non può fare altrimenti, è bloccato nel tempo, nella sua forma più debole. E, piccolo trivia simpatico, questa era la cosa che non volevo ci fosse nel Poggen. Ah, beh, giusto. Ha senso. Non solo per lo spoiler, sappilo. È anche forte? Placidusax si è creato un trono oltre il tempo. Probabilmente la vedeva come una forma di tutela. Ma esatto, Sandokan, gli si è ritorto contro. Si è imprigionato in una culla nella quale per sempre vivrà la sua decadenza. Cioè, è questo il fatto. Placidusax si è sopravvalutato. Ha creato una stanza senza tempo nella quale era sicuro di essere per sempre l'unico e imbattuto, okay, e mai superato Elden Lord. Effettivamente il Giappone confuta. Ok, prego. Sì, 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 era carina. In effetti anch'io non ho ancora letto la versione giapponese del suo soffio. Ma allora meglio. Ci toglie questa cosa, perché in giapponese dice: questi erano gli ultimi istanti di vita del re drago che sedeva eternamente nel mezzo del tempo. Quindi il soggetto è il soffio. Cioè è il soffio che era lì eternamente nel tempo, e tu lo raccogli come ultimo resto della creatura che è rimasta fuori dal tempo. Ma per carità, non è al 100% un no, però è al 70% un no. Cioè, potrebbe essersi creato con i poteri quel luogo, ma potrebbe anche essere una conseguenza accidentale del bordello causato dalla cometa. Ah, dalla cometa, esatto. Okay. Sì, che ha distrutto Faramasula. Però è anche vero che dei poteri temporali erano in quel luogo, perché le sue scaglie stesse, le scaglie dei draghi, arrivano ad avere quel tipo di influenza. Quindi che il Elden Lord e la divinità draconica avesse a che fare col tempo, secondo me, è molto teorizzabile, concretizzabile. Chissà. Bene.
rimembranza fatta. Mettiamoci il cenerino de guerrina. Posso farlo alla grazia, vero? Cosa, perdonami? La cenere di guerra. Sì, sì. Ormai non lo faccio da un po'. Lo so. Assolutamente puoi. Dagli le secche. Freddo. Scusate. Ok, perfetto. L'anima non l'ho già letta, amici? Non l'ho letta l'ultima volta? L'anima è quella che ti ha fatto capire dell'Elden Lord. Sì. E allora niente. Allora, a questo punto possiamo toglierci dalle palle. Allora. E andare a fare il completismo. Esatto, come dicevo a te in privato, lo dico anche ai ragazzi. Grazie tra l'altro anche a voi, perché siete stati eccezionali a dare una mano come community, nei commenti di YouTube e non solo, anche attraverso i Telegram vari. Abbiamo raccolto tutte le cose che Saido non ha fatto all'interno di Elden Ring. Tutte quante! E ho fatto lui delle immagini per sapere esattamente dove andare per recuperarle. Quindi sto andando adesso a Dracotumulo, alla Dragon Barrow Cave che mi hai sottolineato, che è qua. Perfetto. Devi andare per la Dragon Barrow Cave all'albero. Madre mia. Ah, no, scusa, no, ho sbagliato. Non è quella. Vai al Dragon Barrow Cave. Vai. Adesso ti seguo. Stavo confondendomi con quella accanto all'albero. Allora. Sì, mi sono perso questa grotta. Bravissimo, spot on. Questa cattivella, perché era proprio in ombra. Vai. Caverna di Dracotumulo. Ricordati che, per carità di Dio, sei completamente off charts, ma è Dracotumulo. Cioè, le altre grotte saranno un devo usare la parte più morbida della spada, altrimenti non gioco Elden Ring. Qui, magari qualche schiaffo lo puoi dare. Vitalizio. Ormai sempre vitalizio. No, raga, non può essere qui il momento, ti pago, ma che cazzo. Ma capisco perché lo Ok. Ah, dicono. ok, perché c'è un orso. Esatto. Lo dicono per quello. Eh sì. Sì. Enjoy. Il vero Elden Lord. Va bene. Chissà cosa pensavano quando sviluppavano sta cosa. Di questo orso in 2 metri quadri? Sì, con 500 milioni di HP. Palle sto urlo. Il problema degli orsi alla fine è che sono easy rune. Cioè è solo questo il problema, ragazzi. Poi per il resto sono bei nemici, pittoreschi, però cazzo se sono facili. Cioè, purtroppo è così. Capisco che il maestro volesse nerfarmi, ma purtroppo così. Non funzionerà Quando mai sei troppo contro forte è così. Aspetta, che mi sto già perdendo come un coglione. Allora, qui ho ucciso l'orso, va bene. È tempo di maestri che pietre? Methinks. No, non ti preoccupare. No, non siamo a quel punto. Ah, ok, non niente. Infatti, stavo guardando se ci fossero o meno dei sentieri secondari, ma la risposta è nobody. Nobody scuoperi. Ecco il boss! Vinto. Ah.
Talismano dell'ariete? Che cos'è? Ora, se il maestro mi dice che non è un talismano ma un consumabile, impazzisco. Fortunatamente è proprio quello che penso. Talismano raffigurante le corna di un ariete. Incrementa la stabilità. Gli arieti sono associati al possente Tragoth. Infatti immaginavo, ce l'ha sull'elmo lui, no? Sì. Guerriero incrollabile sul campo di battaglia, ora compagno silenzioso di ogni combattente. È buono come talismano, no? Molto buono. Molto buono, cioè più per il PvP ma anche per il PvE. Ah, ok. È finita, raga. Non è una gran grotta, sì. No, ma ci sarà una boss fight. Certo che c'è una boss fight. Allora abbiamo un problema. Fin lì ci arriviamo. È il pattern di Elden Ring. Non perderai mai boss fight in uno scontro di dungeon. Ci saranno sempre. Ah, ecco, ce l'ha sul torace, giusto, non sull'elmo, avete ragione. Ah, ok, è fatta. Sì, sì, in realtà in questo completismo troverai anche alcune delle cose più fighe del gioco. Perché Oddio. C'è un talismano in particolare che tra i miei crediti in assoluto che troverai proprio stasera. Oddio. Dopo Alberto. Fatta, raga. Eccolo, sì, Albertone. C'è un anello del drago dormiente nel ring, lo trovi per nella questa di Villa Vulcano, ce l'ha anche Saido. No, aspetta, in che senso? Successo. Non lo so, sono tornato indietro. Penso di starlo facendo di nuovo. Sì. Ah, è perché... No, ragazzi, no, è finita. Oh, no. È orientamento time? Ovviamente. Go. No, ti prego, non lo farò di nuovo. Ok, ce l'ho fatta. No. Ok, sì. Sono in una bolla temporale. Asulica la situa. Ah sì, loro se presi nel momento sbagliato. Ah, ma sono dei boss. Sì. Mi dispiace per loro. Super incazzosi se non sei pronto. Sì, lo vedo. Grande difficoltà. Sì. È così. Tirai frisbee, fra. Eccolo, bravissimo. Ora Voldo è arrivato, vai. Mamma mia. Che lotta! Ah! Oddio, tira le cose! Potrò fargli parry, secondo voi? Allora sì. Ai frisberoni? No. Niente. No, chiedi troppo. Devo trovare un modo Chad di ucciderlo. Hai ragione, sono d'accordo. Così è, sennò è un casino. No, in realtà quella sferzata lì secondo me la puoi perriare, ma te la fa una volta ogni 10 anni. È così ragazzi, è fortissimo. Mamma mia. È il tipico Belmont user di Smash, guardalo. Uff. Ha senso però che droppino il talismano del drago. Ora so perché.
Esatto. È stata esatto. tosta, mamma mia. Fatigaccia. E questa era più difficile, tra l'altro. Davvero? E beh, è l'unico che Draco Tumulo. Hai idea di cosa succede nell'interregno altrove? Allora, questo è... Sepolcride? No, che cazzo è? Dimmi quale. Dimmi ok, quale. Sì. Weeping Peninsula. Sì, è la terra del pianto. Allora, è qui la grotta. Guarda, c'è anche nella mappa. Ah, quella, ok, quella, ok, ok, sì, bravo. Mi teleporterei qua. Ci sta, bravo. Sempre più avvincente in una battaglia Pokémon, tendenzialmente sono d'accordo, ragazzi. Se non si parla di competitivo, sì. O di Pokémon bianco e nero, Vet Link. Infatti. Che ci sarà domani sera, e non sto scherzando. È vero, è domani, ragazzi, è domani. Ho due viaggi la prossima settimana. Due, non uno, due. Come si scende? Piano. No, non mercoledì. Esatto. Non mercoledì, esatto. Avevamo detto mercoledì e rimarrà come giorno fisso. Sì. Ma in particolare questa settimana. È successo. Ma nulla, ragazzi. Ok, perfetto. È fatta, raga. Ora la grotta dov'è? Ma è qua sotto? Di qua. Aspettate che riguardo l'immagine. Allora è tipo. Sei vicino. Cui... Puoi anche trovare un candelabro per farti riportare. L'ho trovato il candelabro, l'ho visto. Fatti la lunga, appassionante, ludica e divertente passeggiata. Grazie, maestro. Appena capisci puoi anche superarlo, perché penso sia il caso. Mi sa che è tipo qua in fondo a sto punto. No. Oddio, dov'è Franco? Oh no. Hai perso la tua via. Dov'è? Dove è andato? No. Volevo superarlo. Dai, hai visto il percorso girando la telecamera. Devi andare. Segui, fai il muro lì sul confine e vai. Esatto, fai così. Non verso il muro, però. Verso il baratro, sì. No, è il baratro. Ah, il baratro? Yes. Destra. Vai. Ah, perché scendo. Yes. Merda, questa è nascostissima. Sì. Scusate un secondo che mi sta squillando il cellulare ed è la family, quindi sento. Certo, prego. Scusate. Tanto sarà un dungeon complesso questo. Ma intanto gioco. Eccomi. C'era un tesoro, ma ovviamente Donkey Kong momento. Sì, tutto bene, era la mamma che voleva farmi salutare la nonna, ma non era il momento.
Però siccome mi aveva chiamato anche mio zio, allora ho detto, sta cadendo il mondo. Ma a quanto pare erano due telefonate scollegate. Bella comunque questa grotta. Topettigno. No, nonna Chad che sta meglio, per carità. Oddio! Ah! Poteva andare molto male. Sì. Mike. Dica. Ma è un out of season April's Fool? Cioè, cos'è? La puntata Orsi? È una coincidenza molto curiosa. Orso runico. Merda. Vabbè. Merda. Merda, ragazzi, merda. Va bene, orso, aspetta. Vai. Vai. Ok, dai, bravo, dai, non male. Dai. Dai, ok, sì, ci sei, ci sei. Vai, vai. Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Oh mio Dio! Oddio, panico, mio Dio! Oddio, oddio! Mi sto godendo questo momento perché poi arriverà il momento ti pago, capite? Easy orso runico. Caverna di Profundis. Ok, e fin qui. Dopodiché ce ne andiamo in via dei Cazzellini. Il tunnel di Gael che non completasti mai. Giusto. Che è tra Caelid e Sepolcrid? Eh sì. Sì, sì, era l'accesso a Caelid da Sepolcride chiuso, dove si era incastrato anche il buon amico Alexander. E siamo poi... Ah, vabbè, dai. Siamo a metà della roba di giorno. Yes. Poi c'è la roba di notte. Quindi qui devo semplicemente fare la grotta. Oddio, stavo morendo. Ci sono altri tre punti da recuperare di giorno e quattro di notte, credo. Sì, di notte non sono dungeon per definizione, quindi sarà ancora più fast. Ah già, non ho preso il tesoro nella grotta, avete ragione. Vabbè, dopo lo vado a prendere. Avete ragione, sì, il tesoro all'inizio. Non serve. Ah, è una merda? Sì. Non è assolutamente una cosa unica, è un consumabile. Un probabile scemotto. Una foglia capillare? Peggio, magari. Almeno quelle sono uniche. Merda, ma sto polpo è incazzato nero, Quando non lo sono? Sappi che in questo dungeon, tra l'altro, c'è un equipaggiamento fighissimo. Naginata incrociata. Eccoci. Quella è bannata. Mio Dio. Perché? Ce n'è un altro. Via. No, dicevo non l'arma. Allora. Naginata incrociata. Arma composta da tre lame innestate su un'asta. Quella centrale lunga e ricorda da vicino una katana. Arma originale della terra dei giunchi, rinomata per essere usata come lancia e infligge danni da taglio.
impalamento. Perché è bannata? Troppo forte in PvP? Completamente. Ah, non è morto? Allora aspettate che gli do il colpo di grazia. Mi sembrava morto. Eh sì, avete ragione. Ho visto male. Si pronuncia Naginata? Sì. Poco importa, perché tanto non la usi. Allora. Let's go. Faccio il discenzio. L'ammazzo, se l'ha ucciso. Bravo. Oh no, ha suonato. Oh no, e adesso arriva. È un casino, è un casino. Sto scappando, infatti, guarda. Qua mo si piange sangue, amici, eh. Un'ottima forgiatura 4. Buona. Questo è il momento, ti pago. Ma non c'è un boss? Ci dovrebbe essere o l'ho già fatto? Ti ho ripreso l'altra grazia dall'altra parte. Credo ci sia. Non mi ricordo se l'hai ucciso, sì. Onestamente, ma... Allora, questa sezione non l'avevo fatta perché non c'era niente. Però qua ho aperto la porta. E allora... Eccolo qua. L'ho skippato completamente. Super equip, fighissimo. Non sto scherzando. Qui, se non fosse Pavel il tuo personaggio, cambieresti build. Drago di magma. Mm-hmm. Dai, questo va giocato. Fastidioso. Oh cazzo, perché non ha bevuto? Via. Rimembranza di Teodoro. Ora va in fase 2? No, va in fase morto. Luna velata. Questa è un'effata, eh. È bellissima questa. Katana di scintipietra, quindi è magica. Sì, c'ha 23 sì. Int. Il capolavoro di un fabbro di Sellia sarà Iggy? È soprannominata anche Velo di Luna. Oddio, però no, aspetta, Iggy non è di Sellia, è di Caria. Mm-hmm. È soprannominata anche Velo di Luna per il bagliore che l'avvolge quando viene sguainata. Chiaro di Luna fugace, rinfodera l'arma, tenendola sul fianco con compostezza, seguita da un attacco normale o potente, estrae la spada e sferra un fendente fulmineo. Entrambi gli attacchi... Ci arrivi a 23 in qualche modo? Con il talismano più 5? Quanto hai? 25, sì, a voglia. Ah, prova. Per gusto. Ok, set standard. Esatto. Della katana. Ok, vediamo l'L2. Ah, ma è proprio quella di F. Solamente che ha Range, vedo che è proprio Virgil. Ha range incazzatissimo. Però non ha il parry. No, però sappi che la prossima cosa che ottieni è uno dei miei 3 talismani preferiti del gioco, praticamente. Ok. Allora, yes. Vado verso Lux Ruins. Yes. Che si trova ad Altus. Ma ce l'avevo anche in realtà, rovine di Lux. Però non hai ucciso il boss. Però non ho ucciso. Ma quanto sono scemo? Perché non l'ho fatto? No,
Che semplicemente qui hai anche incontrato Zorayas, ti ha portato via, ti decisi di strae. Normale. Elden Ring, figurati. Grazie maestro di edulcorare i miei sbagli. Le rovine di Lux. Tu sei alla base, bisogna salire per infatti sto salendo. Che sono su. Devo capire come esatto. Fare. Ci sono modi normali e modi scemi. Voglio il modo scemo. Tu stai facendo il modo scemo, immagino. Ci mancherebbe altro. Why do you even question? Allora, oh. Hai ragione. Bravo, 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 stai andando bene. Per il modo scemo. Sì. Ci sei, ci sei. Oh. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Evviva il modo scemo. Where is the buff? Sarà un sottopisellino come certo. Al solito. Sì, 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 sì. Dove essere? Oh, ma c'è una cenere di palle. No. Dove è andata? Sparita. Oh. Ripperini. Trovato. Merda. La regina semiumana Gilica. Che tra l'altro ha due fasi, perché dopo che la meni abbastanza smette di castare e comincia a menare col bastone. Grazie di avermelo raccontato. Sì, lo so. Talismano spada rituale. Quanto lo amo. Talismano ispirato alle spade usate nei combattimenti rituali che venivano disputati in onore dell'albero madre. Aumenta la potenza d'attacco quando i PV sono al massimo. Sì? Va bene. Oh yes, è di un botto tra l'altro. L'usanza era già abbandonata ai tempi del re consorte Radagon. Ma c'è anche lore. Eh sì, questa è la lore. Tu hai lo scudo, avevi già letto questa cosa, che dimostrava che Radagon era un uomo più di mente, sì, che di corpo. Ma le arene in cui si disputavano i combattimenti rituali, vero, sono tuttora presenti in ogni regione. Dove l'abbiamo letta colosse. Questa cosa? Nello scudo, c'è una versione che aumenta la difesa. Tu poi hai trovato quella che aumenta l'attacco. Sì. Esatto. Prossima. Vai, si torna a Sepolcrite. Morn Tunnel. Quindi sempre nella Whipping Peninsula. Yes. Ah, ma cazzo, questa era pure segnata. Madonna. Guarda, sto ripercorrendo tutti gli errori della mia vita. Sono imperdonabile. L'imperdono più assoluto. Allora, benissimo. Devo uscire però, magari. E dai. Sì, sì, lo so che ho perso lo scarabeo, ma il maestro non mi ha detto niente, quindi immagino sia cacca addosso, cenere di guerra. Non preoccupatevi. Io dove cazzo sto andando? La parte sbagliata. Boh. Possibile orientarsi. Oh no. Vabbè, ma non muoio da qua. Sono full? Sì, ero full. No, non muoio da qua, raga. Ok. Quindi in realtà mi conveniva andare dalla foresta. Vabbè, sti cazzi.
Adesso c'è un altro orso. Litighiamo, con Mike. C'è l'orso duo. Bear duo. Galleria di Morn. C'era un segreto. Due segreti, un sacco di segreti. Fatemi tornare su. Oh no. E l'altro segreto era poco più su. Ora come faccio? E ora è tutto finito? Ah no, non è vero, non è tutto finito. Perché adesso faccio questo. In realtà ho fatto bene. Perché adesso posso fare, ecco qua, pisellino pazzo. Sì, sì, ho ignorato la grazia, amici, perché tanto era... Scusate. Sì, penso, per le 8 avremmo finito, Mike. Tutto, ma è tutto, ma ho calcolato tutto, ovviamente. Sì, sì, ok. E dov'è? Ho calcolato tutto, amici. Ah, ok, ok, perfetto. Delle cose, va bene. Ma come? È potentissimo. Io mi sono già perso, ovviamente, non vi preoccupate per me. Donke donk. Patapam. C'è un segreto nascosto. L'Elden Ring, eccolo qua. Trovato l'Elden Ring, raga. Bravissimo, finalmente. Ah, che bello, me l'ero dimenticato. In questo dungeon c'è una delle armi che ho usato di più in Blindrun. Che figata. Sì, sì, bellissimo. Che nostalgia. Ora sono più contento. Ed ecco il grande segreto. Niente. Nessun terzo leggendario qua, purtroppo. Ok. Ma da di qua sono venuto. Forse c'è un'altra strada. Aspettate un attimo, che forse mi sono perso qualcosa. Qui c'è un cazzo. No, è un culo di sacco, ragazzi, tornare indietro. Ah, ecco. Ecco, se controllo bene trovo l'Elden Ring, ne sono consapevole, amici. Sto setacciando tutto come fece un tempo Marika. Mettendo dura prova. Sì, sì. I fondamenti dell'Ordine Aureo. Placidusax, delle 5 teste, ne aveva una che diceva sempre esplora bene.
alla fine l'ha trovato. Bravo. E se ci pensate, questo dimostra che non sono blind. Non è un caso che quante sono le teste di final round? Pensateci. 5. Era Mike quella testa. Certo. Io sono la testa di Plashidusax che dice palle, cazzo. Quella lì. È importante, eh. Cruciale. Palle, cazzo e skill issue. Sì. Esattamente. Ci siamo. È tempo della bossa. Progenie squamata. Mazza. Okay. Eccoci. È andata bene. Ancora arrugginita. Ma che cazzo. Fighissima. Ancora arrugginita usata come arma. Ciascuno dei suoi quattro ganci è spesso affilato, così da permettere attacchi perforanti. Quando i senza luce abbandonarono la capitale e l'interregno con il loro lord, si dice che solo una barca fu lasciata indietro. Ed è la barca che aveva questa ancora ora tramutata in arma. Esatto. Ruggisce come una belva feroce. E il cui equipaggio si trova vicino alla chiesa del pellegrino. Ti ricordi tutti quei non morti? Sì, sì, bravo, è vero, è vero, è vero, hai ragione. Le palle sono dentro, ragazzi. Ok. Manca l'ultimo dungeon. E poi li avrai fatti tutti. Windham Catacombs. Esatto, abbiamo fatto 150 dungeon. Allora, direttamente a Rhaegardopolis. Yes. Precisamente rovine di Windham, poco più sopra, tipo qua. Andiamo qui alla vecchia galleria di Altus. Va bene, sì, 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 sì. Stava per succedere il fattaccio, amici. I momenti no, prima aspettate. Del disastro. Perché devo chiamare l'ascensore. Pensavo che questo ascensore, scendesse, ma in realtà sale. Pancake boss, perdonami. L'ascendore. Ashen One, va bene. Penso di aver scelto un teleport infelice. Però, vediamo. Ah, beh, molto infelice. No, non ti conviene proprio. Do better. Vediamo, provo a risalire da di qua, ma mi sa che droppo. No, non farlo. Fai molto prima in maniera anche umana, senza impazzire, andando all'uscita della buona villa. All'uscita della villa, va bene. Ma della vulcanica villa, dici? Sì. Cioè, prendo Villa Vulcano come teleport? No, ma guarda l'uscita. Vai giù, 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 Stregone, giù ancora. Vergini rapitrici. Qua. Vai. Oppure sì, sì, o il fiume o le vergini, è uguale. Ah, dovevo uscire a Livorno Sud, scusate.
Ok. K. In teoria è tipo di qua. Rovine di Windham, ma non sono le rovine. Io devo fare una grotta, mi sa. Eh no, sono catacombe. Mm-hmm. Vai, vai. C'è una catacomba qua da qualche parte. Yes. Eccola. Il tuo ultimo dungeon. Merda. Il mio ultimo Ulcerated Spirit 3. Sì, questa potevo vederla. Allora. Superiore la nebbia c'è scritto Ulcerated Trio. Mamma mia. Momento creativo apice. Merda, di Miyazaki. Che idea del cazzo sarebbe, infatti. Però ci sono andati vicini, eh. Due li hanno messi nelle fogne. A rallentatore. Vabbè. Ci ho provato. Segretone? Muoio. Oddio. Grande. Aiuto, aiuto. Va bene. Non si apre. Merda, c'è una guardia. Scusate. Scusate. Scusate, non lo meritava. Non lo meritava davvero. Attenzione. Oh Cristo. Cos'era? Una trabola? Sento i passettini di minchia. Amuleto scorpione del fulmine. Ha la stessa descrizione dell'amuleto scorpione? Sì. Okay. Easy. Ma che cazzo? What the fuck? Merda. Sono potentissimi questi ragazzi. Merda, mi uccido. No. Sì, volevo pergli lo scudo. Via. Sto riuscendo più a fargli parry. Niente. Ho perso tutta la chadness, ragazzi. No, all'ultimo dungeon. Mi sono fatto menare da sto coglione. Da qualche parte si è aperta una grossa porta. Dai, ce lo potevi anche mettere.
Dov'è che sono entrato, raga? Ah, da lì. Ok. Pericolosa, eh? È abbastanza. Però come faccio ad andare? Aspettate. Come... come faccio ad arrivare in quell'altra stanza? C'era una stanza chiusa con una grata. Devi ricordarti come funziona un vecchio dungeon della penisola. Me lo ricordo, era quello illusorio. No, ce n'era uno in cui c'era una trappola molto simile legata... Eccolo. ...in un pavimento semovente, bravo. Cielo fatta. Bravissimo. No, un Elden Lord, raga. Non posso aprire? Oh no. E come torno su? No, mi sono perso qualcosa sicuro cercando di skippare il granchio. Grande! Cazzo, ma c'è un altro? Oh! La Golonos. Era una scala, cazzo mi sono perso. Ah, ok, sì. Una leva. Grazie. In teoria è l'inizio del dungeon, il boss. Duo granchiderma. Vai. Facciamoci questo ulcerated palle. Vorrei evitare di prendermi sto cazzo nel muso, grazie. Vai. Ci siamo. Ci siamo, sì. Scappa la pipì. Allora. Marika Stitz duo. Ah, vabbè. Un altro boss poco presente. No, mi punisce. Jolteon. Bene. Oh, globo cinereo della Conval. Avete ragione, lui elettrico è diverso dagli altri. È diverso da loro. Fuori di testa. Hai fatto tutti i dungeon di Elden Ring. Evviva, maestro! Bene. E adesso di notte. Yes. Cosa significa? Sono uccelli? Uccelli e cavalieri. Ok. Allora... Tanto non possono essere più forti. No, 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 tranquillo, è completismo. Qui non ci sono inganni perché, insomma, un cavaliere a Liurnia, dopo quello che hai affrontato ai campi consacrati, ma che ti devo dire? È lo stesso in realtà, 1 e 2. Fammi vedere. No. No. Allora guarda io... dove è il cursore. Guarda bene, cioè devi guardare bene il cursore. Qui non ci sono icone, devi guardare il cursore del... Ok. Nel primo è Kaelid Highway South, che è questo. Esatto, e nell'altro è la strada. Ok, quindi qui dovrebbe già apparire qualcosa alla grazia.
non alla grazia, ma diamo un'occhiata. Adesso vengo ad aiutarti cercandolo anch'io. Notte notte, raga. Sì, sì, notte notte. Adesso uccido anch'io Jolteon. Posso pagarti? Per apparire. Allora, fatto, vengo anch'io. Beh, per sicurezza intanto vai sulla strada. La strada è infallibile. È lì dove? Era verso est, ma era un cavaliere? Non l'ho visto. Ok, visto, visto. Okay. Mi aspettavo un uccello. L'uccello è l'altro, sì, ma magari l'hai già fatto, solo che non credo che l'abbia fatto questo. Lo cerco anch'io. Ah, ma ragazzi, allora perdonatemi, no, questo è quello che Mike mi ha segnato nell'immagine numero 2. Cioè, sono cretino, no, ma fino a un certo punto. Però vabbè. Quella è l'immagine numero 2. Non fa sì, niente. Sì. Sulla strada. Vediamo un po'. La prima dov'è? Immagine di Mike è esattamente alla grazia. Esatto, dov'è l'uccellaccio qua? Fammi vedere. Fammi cercare in giro. Provo a sedermi. Ma ragazzi, ve l'ho detto letteralmente un secondo fa. Come cosa ne sappiamo? Ve l'ho detto, è stato il discorso che ho fatto con Mike 5 minuti fa. Ma neanche, un minuto e mezzo fa. Lino. Dietro al ramo. Grazie amici, vediamo un po'. Ah, questo dite? Vediamo. È un pelino dietro la grazia. Ah, verso Sellia. Verso, sicuri? Uscirà fuori. Vicino alla testa del gigante. No, 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 l'ingresso. No, ragazzi, l'ingresso di Sellia è l'altro. Ce ne sono due, Kaelid. Ucciso. Amici. Grande. Non stiamo, stiamo parlando. Io torno alla grazia e cerco ancora. Perché la prima immagine, ti assicuro che è solo l'immagine della grazia. Ma siete sicuri? Ce n'è solo uno, Kaelid? Io credo che quello di Sellia l'abbia sconfitto, eh. No, no, quello lo conosco a memoria, non mi servite come consigli perché è quello che ci ha più menato in blind run con la... È la grazia sbagliata. Eh sì, perché in realtà l'immagine... Io ho questa. Infatti, infatti, ma anch'io stavo cercando lì. Perché in teoria... Siete sicuri che ce ne sia solo uno di uccello della morte a Kaelid? Perché su questo non posso darvi certezza oggettiva perché non sono... perfettamente consapevole di questo dettaglio, eh? Ah, beh, allora... E allora sì, è quello. Ok, ok, sì, la grazia sbaglia. Oh, oh. Ok, allora... allora questo sarà più bello, perché questo è più forte, certo. Kaelid, però più forte. È la versione forte di Uccelli della Morte, quelli che hanno le ali che possono cacciare le lance non morte. Mm-hmm. Allora, vediamo un po'. Io l'ho sicuramente ucciso. Dicevano di andare dritto, sto andando dritto. Sì, ah, sì, ok, sì, ma no, lo vedo, lo vedo, lo vedo. È lì. Perfetto, perfetto. Ok, ok, ok. No, ok, allora ce n'è solo uno, Kaelid, a posto. Allora qui, otterrai un equipaggiamento divino, bellissimo e prezioso. Ho tanta paura. Sono più i traumi del passato che non la sua reale pericolosità. È vero. Oh no. No! È riuscito. E ce l'ha fatta. Li odio con tutto me stesso. No, no, questo è tosto anche adesso perché faccio schifo. Ricordati
Ricordati di cosa gli puoi fare con i danni sacri, mi raccomando. Ricordati dei danni sacri. Ragazzi. I resè dei danni sacri. Oh no. Ah, è notte, giusto. Sì, no, questa è una cazzita, una cazzatina di Elden Ring, che quando muori ti fa passare il tempo e allora devi... C'è del tempo. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti. Notte notte, a domani ragazzi. Buonanotte, buon riposo. Buonanottina, sogni d'oro. Sei morto? No, non sono morto, ma... vabbè. Mi sarei sentito meno solo. No, tranquillo, cioè, virtualmente sì, ma... è stata un po' di Vetness a salvarmi, ma non è quello che ti cambia il destino di quello che è successo a Spiro. Ho capito, nell'albero c'è Uccello della Morte duo. Oh no. Quello è il momento, ti pago. No ragazzi, mi sono rotto i coglioni. Ma perché mi deve fare così male sto stronzo? Merda ragazzi, velocità luce. Porca miseria. Ma neanche gli speedrunner. Ma questo in realtà, esatto, a livello giusto sarà stato un incubo. Ah beh, sì, questo era veramente brutto. Ah, ma fa anche lui il Gundam. Sì, te l'ho detto. Ah, non avevo capito. Quindi in realtà comunque lo stesso moveset di quello fortissimo. Cristo, non lo sto attaccando. Oh no. Bravo io. No, non mana. Evviva. Ora Draco Tumulo. Ok. Cosa? Attizzatoio della morte. Fermi un attimo. Clava uncinata brandita dai necrorapaci. I corvi fungono da guardiani delle pire funerarie. Si mormora che le ceneri dei defunti vengano prelevate dalle fiamme spettrali quando sono ancora roventi. Allora, mi manca una grazia qua, quindi continuerò da questo percorso. Ok, ho capito dov'è. Ah no, aspetta, no, la grazia era esattamente quella, mi sa. Vediamo. Forse ho visto male. SSD. No, non è comunque la grazia giusta. Cioè questa va bene perché quella che ho non è la grazia corretta. Come zi esce? Ma è morto. Allora, Mike, la grazia era qua, ragazzi, ma non ce l'ho ed è tipo qui il posto dove devo andare. Forse da qua faccio prima al Gran Ponte, vediamo un attimo. Se no faccio in tempo a tornare. 4.
Devo trovare l'altro ponte. Sì, sì, ho percepito che è di sotto, amici, ma... devo capire come scendere. Così. Eccolo. Madonna, bimbo. Ma che me ne fo della grazia, raga? Me ne fo. Spacco di botte questo. Va bene. Come questo lo avevo fatto? Non dovrebbero respawnare, no? No, non respawnano. Però è possibile che ci sia magari qualcosa pre-seamless, ma chi lo sa. Intanto ormai abbiamo finito. It's done. Le ultime creature. Vai, rievoca sto cavallo. Ah, forse su PS5, avete ragione, potrebbe. Esatto, esatto, è quello che supponevo. Tra l'altro è andata la weapon art più forte del gioco, sto stronzo. Non è vero, la non è fatta, ma non è fatta. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Ok, merda. Manca solo uno dopo di lui. Grande. Passo del limiere. Yes. Vai, ultima. Oh no, ma in che senso lì c'è una torre con un sigillo? L'hai già fatta. E il sigillo non si toglie perché si entra dall'alto, ti ricordi? Ok. Ora la prendiamo la grazia, perché sennò mi urta il cervello. Fatto. Sembra strano che questo non sia stato fatto. Liurnia Nord. Secondo me l'abbiamo fatto questo, amici. Qui non c'è niente. Qua. Secondo me l'abbiamo fatto. Vediamo questo. Secondo me qui la community la posso correggere, o meglio, i ragazzi che hanno fatto questo dettaglio. Esatto, è l'altro. Secondo me è l'altro. Sono d'accordo con voi in chat adesso. Dai un'occhiata nella strada verso lì. Sì, vai nella strada principale. Perché magari l'ho fatto io, non l'hai fatto tu. Ma secondo me è l'altro che manca. Esatto, vai lì, guarda se c'è un cavaliere nero, ma boom. Anche qui dicono al 100% l'ha fatto, me lo ricordo. E allora ti dico, non c'è nessun cavaliere nero. Devi andare... è qui, vero, ragazzi? Nella mia chat è qua, vero? Mi ricordo bene? Perché così possiamo andare... confermo, amici, che non c'è nulla, purtroppo. È qua sotto, allora, ok. Vai! No, e lì ce l'hai davanti, no. Ma quello era un cavaliere nero, raga. Non credo. Non credo proprio. Era un cavaliere di Caria. Ma c'era. Ma ragazzi, ma questo non è un cavaliere nero, ma che dite? Era lì. Ma cosa state dicendo? Questo è un cavaliere normale. Poverino. Sì che c'era, era di fronte. Ma questo? No. Vediamo. Qui non c'è più niente, io l'ho fatto qua. Va bene, sono ufficialmente confuso perché tutti dicono di averlo visto. E non ho visto un cazzo. Ok. Ma dove l'avete visto sto cavaliere? Voglio.
nessun cavaliere. Figo. Pariozzi si può vedere facilmente, perché è una weapon art, vero, quello che ci dà questo cavaliere. Vediamo un po'. Però serve una lancia. Boh. Era quello di Cariaco ammazzato. Non era un cavaliere. Cioè, sono un po' diversi. Ah, le ho depositate. Vabbè. Ok, dove devo andare, Mike, allora? Vai al ponte dove trovavi. Ti ricordi Ietta? Sì, vai, non giù, mi ricordo giù, dove. Giù, ok, giù, qua. Giù, giù. No, dall'altra parte, verso ovest. Vai, verso ovest, verso ovest. Ok, no, ok. E allora dove? Sono un idiota. Est. Ah, ok. Da destra. Tranquilo, mio Dio, di solito correggo io. Ecco, vai sopra, sopra. Quella, vai. Vai nel boschetto, nella strada lì. Ma secondo me l'hai fatto, eh? E abbiamo finito. Questo vai, boschetto? Esatto. Proprio quello. O questo? No, questo. No. Quello. Vai, vediamo un po'. Secondo me l'hai fatto, io me lo ricordo che l'hai fatto. Ed è l'ultimo check di completismo 100%. Se è in questa strada principale non c'è nulla per ora. Sto controllando. Man. 100%. Ci siamo? 100%. 100% percentello tattichello. Apri la mappa e goditi tutti i puntini dorati. È fatta. Allora, adesso vai verso Faro Masula, beside the Great Bridge. Va bene. Metti la musica a 10 e cominciamo la parte finale di allenamento. Prossimità del Gran Ponte, immagino. Bravissimo. Vado. Vai. Aspetta, devo dare un vitalizio. Sì, ma se la musica non è a 10 non ti faccio giocare. Va bene, adesso l'ho alzata anche dal mixer. Vabbè, no. Ma bene. La musica è a 7, la mettiamo a 10. Vai. Ci siamo, amici. Pav sta per prendere la runa. Pav e Joel lo stanno per fare. Per prima cosa, ammazza sto cavaliere. Cosa? Non essere impulsivo. C'è una strada alle tue spalle. Ah, se pensavo che tu mi stessi guidando verso il finale volutamente, perdonami. Avevo capito male. Oh no, c'è tutto il tempo. Farmasura è finita. Ok, allora sì, cioè, l'avevo vista, l'ho anche inquadrata. Non c'è un dungeon dietro di te. C'è una chicca che non volevo che tu facessi la scorsa volta. Yup. Allora vado. Let's go. Vai. Un altro po' di radici. Beh, tra l'altro c'è anche Mega Lore, quindi. Mortali. Super Uga Buga Lore. Ma... Ok. Sì, ricordati che tutto quello che vedi è Miyazaki. Nel senso, se ci sono cadaveri, qualcuno li ha uccisi. Sì. Sono morti, ma non li ho uccisi io. No. Poco ma sicuro, perché non ci sei oggetto. Esatto. Ma guarda quanti. Tanti, sì. Già. Ma pensavo di essere da solo qui. Vero? Cos'è, un'invasione? Ok, mi metto lo scudo. Infatti, immagina Bernal. E allora niente scudo, me lo caccio nel culo lo scudo. Ok, si è buffato. Pigna. È tosto. Madonna, quanto è veloce quest'arma. Stamina management, però, sai, Donia.
Oh, you got him. Artiglio blasfemo, cetro del divoratore e poi tutto il set. Leggiamo. Elmo da campione bestiale. Elmo d'argento con incise minute figure di animali, indossato da Bernal il dissidente. Gli animali con occhi e orecchie coperti rappresentano un giuramento, non vedere, non sentire, non dubitare. Segui sempre la via stabilita. Cane. Gli animali sono attratti dai campioni, oltre che dai lord. Questa protezione si addice a un campione degno di assurgere a lord, qual era Bernal, che infatti è arrivato fin qui. Esatto. Fin quando la sua vergine non si gettò fra le fiamme. Ed è un NPC tagliato, tra l'altro. Cioè, c'è infatti, nel cap content, vediti chi è. Cioè, perché non l'abbiamo vista? Infatti. Infatti lui tutto quello che fa è per punire la volontà superiore, però... Sì. Poi c'era la spada. Scettro del divoratore. Scettro che raffigura un serpente intento a divorare il mondo. Un giorno quest'arma diverrà simbolo del signore della blasfemia, i Rykard, uno degli armamenti leggendari. Rappresenta una visione avuta da Rykard nei suoi ultimi istanti, poco prima di essere divorato dal grande serpente. Ha visto il serpente che vinceva. Ha avuto in visione il serpente che dominava il mondo. E assorbe i PV dei nemici vicini, me l'ha fatto prima. E poi l'ultimo era? C'era qualcos'altro? Un talismano? Artiglio? Ticinello. Artiglio blasfemo, è un consumabile. Consumabile. Eccolo. Lastra di roccia che reca incise le tracce della runa della morte. Già. Può deflettere. Ma che cazzo è? Una roba tipo Morgoth? È anti Malekith? Può deflettere il potere della lama nera. Quindi sì. Ed è quello che ha usato Ranni, verosimilmente. La notte del bieco complotto, Ranni affidò queste tracce al Cosa? Oh merda. Affidò queste tracce al pretore Rykard. Se l'imminente trasgressione fosse mai trapelata, Rykard avrebbe tentato il tutto per tutto e sfidato Malekith la lama nera. L'atra belva della morte fatidica. L'atra? Cosa? Grazie di essere mio compagno in questo. Io mi sono completamente fottuto le speculazioni per 4 ore. Cazzo vuol dire l'atra? Perché io ho detto l'altra. Ho pensato un typo. E quindi Gurra anche l'altra. E io ho fatto questo. Ah cazzo, Gurra anche Malekith. Cazzo. Oh che figata. In realtà esiste in italiano atra. E vuol dire nera, lo stanno dicendo in chat adesso, non lo sapevo. Ho capito, però... Ma non lo sapevo. Cioè... Localizzatori, grazie del vostro lavoro, adoro l'idea, ho imparato un vocabolo, però anche vaffanculo. Perché in un mercato dove ci sono un sacco di typo, mi avete fatto impazzire in blind a dire... Oh, no, niente. Allora, quindi, questa roccia serve per sconfiggere in easy mode Malekith. Però, quello che dice... Se l'imminente trasgressione fosse mai trapelata, Rykard avrebbe tentato il tutto per tutto e sfidato Malekith la lama nera. Ma questo non è successo, in realtà. No, perché non è trapelato. Esatto, perché non è trapelato. Quindi ti ricordi la trama? Tu scopri che Ranni è la colpevole e trovi anche in maniera curiosa il suo carattere che ti fa sì, sono stata io. Beh, sì. Già, questo lo dice. Però vuol dire che... Non sappiamo ancora come gliel'ha rubata. No. È riuscito a rubargliela. E in caso suo fratello avrebbe apertamente combattuto. Cosa vuol dire le tracce della runa della morte? Cosa si intende per reca incise le tracce della runa della morte? Probabilmente potrebbe essere una questione anche alchemico-magica. Nel senso, ti fa una sorta di... Perri alla luna della morte, ecco. Sì, ok, ma che cosa è quest'artefatto? Allora. Sì, fa proprio un Perri, guarda. Andiamo in Jap che dice. Artiglio, quindi
Sembra proprio un'unghia. Esatto, il fratellone si sarebbe preso la colpa. Ha pure la roccia rossa come la gemma che aveva nelle mani Gurrank, però... Bravo, esatto. Ok, stessa cosa, identica. Forse è un elemento che ti permette di maneggiare la runa della morte? È ma allo stesso tempo quindi te la fa perriare? È anche possibile che ci sia una traccia, un piccolo frammento meno potente di quello dei coltelli neri, ma che Rani ha messo in quel frammento per darlo al fratello, così che se fosse stata beccata lui si prendesse la colpa. E lui l'ha scelto, ha detto sì, prendo la colpa, lo faccio. Sì, però parla proprio anche di sfidare Malekith alla maniera, quindi sapevano che fosse uno strumento per... Sì, c'è un frammento della runa. Allora, c'è un frammento della runa della morte. Ranni l'ha dato a Rykard dicendogli: guarda, se mi sgamano, prenditi la colpa e provo a ucciderlo. Non sono abituato a fargli pochi danni a sti cosi. Va bene, va bene. Devo solo ricalibrare un attimo. Capisci? Tempo di shaddare sono da te. Talismano del vecchio signore, leggendario sto coso. Oh mio Dio, è Placidus. Leggendario talismano raffigurante un re dell'antichità il cui trono sorge nel cuore della tempesta al di là del tempo. Estende la durata degli effetti di stregoneria e incantesimi, proprio come il trono era eterno. Si narra che il progressivo declino dell'antica città reale di Farum Azula prosegua da tempo immemorabile. Beh, da quando è decaduto il vecchio Elden Lord. Non credo che qui abbia solo quattro teste, ma che la quinta simbolicamente è il pirulo del talismano. Non so se avete notato, guardate. C'è un pirulino tondo. È forte. Torno su. Vai. Sì, Old Landel, bravi. Sì, assolutamente. Vabbè, ma infatti sembra un po' ciclica la situazione. Cioè, quando l'Elden Lord viene selezionato perché impalma la personificazione, l'incarnazione dell'Elden Ring, e questa a sua volta viene designata alla volontà superiore, verrà creata una città regale, tale città regale regnerà sull'interregno fino a che la volontà superiore non si stuferà. Oddio, stavo cadendo. Non esistono più bivi. Prima dobbiamo fare sto cavaliere, dai. Ah sì, non sarà facile. Non sarà facile? È l'ultimo cavaliere. Aveva un lavoro difficile. Ho missato una cosa, dicono. In Farum Azula, sì, ma no worries, la prenderemo, non stasera, è un dettaglino, è carino, non è importante. Ma quante cazzo... Quanta cazzo di vita? È l'ultima barriera. Ok. Non pensavo mi prendesse... niente. Come ti avevo detto, non sarà facile. Won't be easy. Però se lo prendi sul serio vedrai che lo gonfi, solo che è un piccolo raid boss. Lo è. Ho anche mancato una casa dello stregone a Dracotumulo. Ok. Casa dello stregone, intendono una torre? Dite? Penso di sì. Faremo un check. E la devi smettere di spammare, però. Oh.
provato. Cazzo. Qui puoi usare il perricariano. Ci ho provato, volevo fare esattamente quello. Merda, che male t'ha fatto. Contro di lui puoi usare l'arma più 25, eh? No. Ok. Voglio prendere dimestichezza con questi danni. No, ragazzi, non posso finire alle 21, purtroppo. Ma non serve finire alle 21. No, dicono perché questo coso è grossissimo. Ah. Vaffanculo, vai. C'ho schifo. Sbagliato Estus. Non è semplice parriare le spell con il cariano, eh. Che teghe. Ah, ma comunque vale per uno? Che sola, porca puttana. Mega sola, sì. Pensavo che gli avrei scaricato in faccia 400 miliardi di danni. Possibile bere. Bella schivata. Molto meno bello attacco. Morto. No. Sì, ma non sto attaccando. Okay. Metà del lavoro fatto. Cristo. Vabbè. Si rimuore. No. Che cos'è? Ok. È intorno a lui. No. Ha tanta paura, maestro. Lo so. Lo capisco. Ho tanta paura. No, tantissima paura. Ok. Godo. Grande. Culo stretto. Set draconico e via. Beh, gli diamo una lettura. Okay. Puoi anche non farlo adesso, non c'è problema. Ah, ok. Non ti preoccupare. Devo tornare alla grazia, però. Fallo. Se no vado da Malichet con uno di vita e zero. Teniamo la lettura, adesso è il momento. Preparati. L'ultima parte della live. L'ultimo dettaglio. Aspetta, Malichet di merda, aspetta. Ovviamente ho sbagliato. Ah, vai.
Così da Malekith non abbiamo paura di niente. Un Fozza. Ci siamo, amici. Sei dinanzi a qualcosa di potentissimo, irraggiungibile e potentissimo. No cutscene? Ah no, cosa? Why wouldst thou? Why? Era Gurrank, quindi. È proprio la stessa, era Malekith. Malekith a questo punto potrebbe essere il nome che acquisisce dopo che diventa il guardiano della runa. Madonna. Che bel pattern però. Sì, è bello. Con le armi pesanti è tosta. No, ma non ho neanche capito cosa volesse fare il fra. Non conosco niente di quello che fa. Mamma mia. E questa è solo la fase 1 perché non è ancora Malekith. Bello. Oh, mi fai il... È occultato. Impossibile targettarlo, va bene. Bevuto tutte le Estus, gli ho fatto un danno. Temo che la mia build faccia cagare per questo boss. Che lui si muove a velocità Mach 30 e io devo fare land lag di Cristo per attaccarlo. Diciamo che facendo molto spacing lui ti punisce, sì. Però perché per ora non lo conosci ed è intimorente. Sì. No. Ricordatelo. Ok. Ho bevuto tutto, ragazzi. Primo try è questo. Guardalo. Ok, devo stargli sotto. Visto? Devo stargli sotto. Sono d'accordo, come primo try perfezione. No. Questo non è un ti pago momento, secondo me. Questo è un momento... Non conosciamo il boss. Let's go di nuovo. Vai. E ricordati che se ti metti l'arma normale sulla destra puoi metterle una weapon art, eh? E lì può essere interessante. Giusto. Ci sono alcune weapon art che sarebbero molto fighe. Bravo. Cos'è? Roba brutta, eh. Merda. Sì, diciamo che si sente piuttosto tradito. Frate. Posso farlo anch'io. Bella.
Va bene. Quasi. Minchia. Ho troppo hand lag. Hai dei recovery frame importanti a causa della ultra heavy, sì. Occhio. Qui è colpa mia. Non conosco ancora il pattern. E intanto sei quasi a metà HP, però al secondo try, capisci che... No, chiaro. Ti sta entrando... Ah, ok. È lì. È il momento. Fighissimo. Quella spada è fatta di morte, praticamente. Letteralmente. Che figo. Non ho capito. No. Esplode, l'ho capito troppo tardi. Bello. Fattibile. Bello e fragile. Esatto, fattibile. Vedo che prende un sacco di botte, ma ne dà anche tante. Ne dà tante, ma nella seconda fase non si cura. Ho visto. E ha pochi HP. Altro try. Proprio perché è molto aggressivo. Vai. Se ci arrivo con più Estus è fatta. È vero. Ho letto che ha scritto che è la maniera di Marika. Beh, gli ha dato la gli ha dato direi la luna. Che sarò stronzo. Però io, Cristo, non posso non riuscire a tirare neanche una hit nelle finestre. Porca puttana. Capisco. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Senti, mi ammazzi per favore. Grazie. Dai, di merda. Ci sono, ci sa, sai che ci sono. Allora, secondo me possiamo fare questo. Sicuramente
diciamo che Guran ha finestre molto brevi rispetto a Malekith. Mi conviene fare cerchio R1. Vediamo. Dobbiamo trovare... Questo è errore mio. Anche questo. Guarda che qua... Esatto. Ok. Non capisco il range. Vado. Ok. Ma come? Ma... Mazza che sfiga. La prima volta che sono andato in questa arena sono morto letteralmente buttandomi appena l'ho visto, sì. Devastato. Allora. Questo è il primo boss contro il quale sento che la mia non è una gran build. Cioè, questa specifica è un tuo fight. Counter, sì. Esatto. Perché qualsiasi cosa gli faccio, lui riesce poi a colpirmi. Dopo. Sto sicuramente sbagliando qualcosa. Però nelle altre boss fight non funzionava così. Ho ripreso botte da Orbi. Diciamo che con questa build devi effettivamente beccare il ritmo. Niente. Bam. Devi far finta che lui al posto di avere un attacco ne abbia tre. Cioè, per lui tre attacchi equivalgono a uno. Tan 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 è uguale a un tan di un altro boss. Vediamo. Proviamo a rollare di più, per esempio, di spalle. Sono già alle 8, ma che cazzo. Non è la build, il problema è questa prima fase che è orrida. A me sembra figa, sì, in realtà. Pensa ai coltelli di Margit. Sì, certo. È lui. Ok, basta. Devo provare a andargli di spalle, cioè non c'è verso. Qui si aspetti un po' prima che faccia il tiro su, puoi schivare gli artigli. Questo si può rollare, ma devi azzeccare il tempismo, ovviamente. C'è la colonna dietro. Ancora, mi tiro una botta e risponde. Sbagliato il timing. Sbagliato il timing. Capirò qual è la finestra, amici. Non oggi, ma capirò qual è la finestra. Non riesco a tirargli un colpo senza venir punito.
Allora, ancora. Questo è tosto. Bel boss. Ma dobbiamo capire assolutamente come si muove. Sì. No, ma che usa i due pugnali, raga? No, no, no. Vabbè, è un'opzione. Weapon art, armi diverse, però in realtà puoi assolutamente schiaffarlo. Niente, punito, di nuovo. Proviamo a schivare e basta, vediamo che succede. Adesso non attacco. Vedo niente. Ok. Questo quello è come se fosse un attacco solo, è sempre lo stesso. Ora gira, questa è una finestra. Ho sbagliato, ma questa è una finestra. Questa è l'unica finestra che ho visto, ma non posso aspettare ogni volta s'attacco. Ok. Sbagliato. Esatto, vedi, ha sempre pietra e frammento. Li aspetta e poi ti rilancia. Qui fa la tripla combo. Poi fa questo e fa lo sconsetto. Ma è una finestra. Ma ti odio. Occhi frammenti. Quasi. No. Cosa fa? Ah, ok, non avevo mai visto che si mettesse la lama in bocca. Pro. Molto bene. Ancora. L'idea delle spalle non è male. Di andargli dietro? Ci sto provando in realtà. Guarda che fa per colpi, Il momento nel quale riesci a essere meno spaventato, vedrai che con i roll giusti. Via. Per esempio, quella è una finestra. Se non ti allontani, ma è istintivo allontanarsi. Più tardi. Ok. Questa è una buona finestra. Quando tira il sasso. Occhio, perderlo di vista perché lui è molto veloce. Sì, sì. Quando tira il sasso posso andargli addosso. Ma ricordati che fai frammenti dopo. Presa tutta questa, bravo io. Anche lui. Sì, sì, anche lui, per carità. Vieni là. Menti. Ok, sì, sì. Va bene. Siamo tornati.
pietre frammenti sempre in combo le fa. Bella. Con questa build ti puoi permettere qualche scambietto. Buono, eccola la vera finestra. Anche questa lo era, non importa. Sei Estus. Meglio di prima. Dai. Eccoci. Che bello. È fantastico. Bella. Peccato. Trovo molto più ordinata questa fase della prima. Lo è assolutamente. Lo è assolutamente. Lui è molto ordinato. Infatti, il vero dramma è che non te lo godi affatto con le armi massimizzate, perché gli dai 4 colpi e muore. Ancora. Se riesco a fare bene la fase 1? Ah sì, è completamente tuo. Ragazzi, no. Se volete ve lo ridico, non è palesemente questo il momento di pago. Non è questo. È palesemente non questo, raga. Occhio che vicino all'entrata c'è il baratro, eh. Lo hai già menato tantissimo. Appunto, appunto, ma non è questo il momento ti pago. Questo è un boss da capire, una volta che l'hai capito lo ari. Già questa ce l'abbiamo. Esatto, questa è un'altra finetta, lo sai. Ah, peccato. Tento andare in diagonale verso i bordi e c'ho l'ansietta. Giustamente. Ma non t'ho visto proprio caricare sta mossa, figlio di puttana. Via via, che può fare con bette scene. Esatto. Eccolo. No, sono io che... stronzo, eh. Vabbè, ma ripassa positioning ed è fatta. Guarda, in un minuto hai fatto quasi. Sì, sì, siamo andati meglio. Me lo miri? Pensavo di arrivare dietro. Ci arriviamo con le stesse Estus, purtroppo. Però ci arriviamo. Quindi guardate già che progress. Esatto. Ricordati che dopo Stasso c'è la morte. Ok. Malika è la lama nera. Esatto, qua se non rolli aspetti proiettili. Esattamente, bravo. Bravissimo. Questa non l'avevi mai vista. No. Questa è 1, 2, 3, 4, pam. Ultimo. Vai. Ancora, ancora.
Preso tutto. Let's go. Let's go. No! Stavo guardando solo lui, scusate. È quello che ho fatto, è quello che ho fatto io appena entrato in arena. Stavo pensando, adesso faccio questo spacing. Sì, è la Malikath Experience questa. Sì. Va bene, va bene. Puoi anche aggiungerti Estus Cerule, eh? Qui il mana, cioè, non serve a un cazzo, questo sicuramente. Appunto. Però tanto ancora è presto. Vabbè. Elden Lord. Sì, no, questo non può essere l'ultimo try, amici. Ok. No. Eccoci. Questo se lo fai in avanti, quel salto lo meni. Chiude la finestrona. Guarda che danza, guarda che bello. Pulito. Maestro. Vabbè. Would you kindly? Sbagliato io. Devo essere avido. No, tardi. No! Per un pelo! No, questo non me lo meritavo. Esatto, sono d'accordo. Io ho fatto la bevuta in faccia, voglio. Peccato, sono partito super bene. Poi ho perso il ritmo. Super bene. Vabbè. Mi faccio uccidere perché non ho voglia di prendere tutte queste botte e ne faccio un altro. Perché questo era proprio figo. Esatto, al posto di schivare e poi saltare, salta come schivata, attaccando. Non ho capito. Gli attacchi a terra che fa, tu schivi, rolli e poi salti. Ma se salti attaccando, schivi col salto e attacchi anche. E parli delle le slamate che fa base? Yes. Tu dici schivarle direttamente saltando. Yes. Potrebbe. Potrebbe essere la strat. Ho saltato proprio adesso, proprio vabbè. Allora, adesso maestro faccio un try senza saltini, semplicemente perché vorrei consolidare quello che ho capito. Certo. Ma poi dalla prossima volta ci provo. Sei libero? Se no ho paura di fare stronzate. Vai. Mi sa che mi faccio ammazzare di nuovo, sapete? Voglio partire cercando di consolidare il ritmo che avevo prima. Tosto. Sì, la fase 2 è molto più semplice. La fase 2 la trovo più semplice. Lo è. È una danza più lenta.
Lo so che sono l'8.20, lo vedo, vedo. Però mi scoccia non consolidare quello che ho capito. Se stacco adesso, la prossima volta riparto dove prima? Cioè all'inizio. Non è tra molto tempo, eh. Quindi potresti aver consolidato. Tenerla in te. Ah, peccato. Lì ancora non ho capito bene. Qui sì. Qui ti fa la combetta strosa se rimani vicino. Basso un po' il volume che mi sta rincoglionendo. Che culo. My bad 2. Qui non importa, piccolo scambietto simpatico. Ah, non t'ho visto. Peccato. Mamma mia. Merda. Ah, pensavo che non ce la facesse. Ah, cazzo! Ritirata. Sfruttiamo le colonne messe lì apposta. No! Non scapparmi. Occhio, se le usi troppo lo perdi di vista, eh? Sì. Cos'era? Non ho mai visto quella roba. Che cazzo era? Lo sapevo. Letto. Che cos'è? Ciao bro. Alza il volume. Questo me l'hai fatta firmare, maledetto bastardo.
of death is unbound. Oddio, muoiono tutti, ti prego. Hands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Farewell it is then. You'll be Elden Lord yet. La runa della morte. Permetto all'albero di bruciare davvero. Bravo. Prima non poteva bruciare perché era immortale. Pensavo che però morissero tutti anche i non morti, mettiamola così. Se li uccidessi adesso non tornerebbero mai. Esatto. Merda. O meglio, più o meno, poi ne riparliamo. Già. Guarda che roba. Bellissima sta parte. Leyndell, capitale Cinerea. Perché sta bruciando l'albero, quindi questa è la cenere che sta producendo. L'ha completamente sommersa. E certo, Malekith dice che l'ordine non può più essere ripristinato perché ho liberato la runa. Eccoci. Qua comincerà l'ultima puntata. Cazzo. Bellissima sta cutscene. Bella, molto, molto bella. Ma nope, la runa della morte non è nell'Elden Ring, quindi non è quella che ti ho fatto firmare. Beh, però l'Elsa sembrava proprio la parte superiore dell'Elden Ring. È vero, però... Allora, aspetta, fermo. Quell'Elden Ring quindi non è l'Elden Ring completo. È l'Elden Ring senza Rune della Morte, mi stai dicendo questo? Certo. Ok, non potevo saperlo. Beh, se ci pensi, c'è dietro la rete di Radagon, quindi non può essere l'originale Elden Ring. Giusto, hai ragione. Non ci avevo pensato. Hai ragionissimo. Beh, che maestro, grazie. Stupendo. Mille. Bellissima. Venerdì, gran finale. Comunque, finale. Come ti avevo detto, prima fase, per me più fastidiosa la seconda, appena ho capito certo. Dove poter colpire. E immagino che tu possa capire se gli facevi il triplo dei danni. Ecco, era l'avrei distrutto. Cioè, non avrei capito... di dover capire certe cose. Esatto. Bravo. No, ma non avresti proprio goduto la seconda fase. Cioè, bellissimo. No, eccoci. La rimembranza prossima volta, ragazzi, sono 8:30. No, tutto la prossima volta. Io non sarei stato neanche infelice non avesse vinto, perché così il rush sarebbe stato completo, perché Malekith fa parte del rush di cui ti ho parlato, ovviamente. Mm-hmm. Dal momento in cui superi quella nebbia arancione, comincia il corridoio. E ci siamo. Sono contento di averlo sconfitto in questa live. Anch'io, in verità. Anch'io sono contento, era nei piani. Perfetto. Non era il tipago momento, vero maestro? Non lo era. Immaginavo. È molto bello come tu intuisca quando è e quando non è. Te l'ho detto da mesi, non avrai dubbi. Non ne avrai uno, non ci saranno dubbi. Tu non potrai dire, secondo me non è questo. Non lo dirai, Fra, lo saprai quando arriva. Lo maestro, saprai. Bellissima live. Grazie mille. Vai. Chi raidiamo? Oh, choose your destiny. Raidiamo, senti, ti faccio raidare io un canale adesso. Ok. Raidiamo Desu VGC. Che è uno dei giocatori competitivi italiani di Pokémon più forti. Figo! Si scrive D-E-S-U-V-G-C. Ok. Sì. Bene, maestro, buona cena. E grazie per questa splendida live.
Scusando e mi te, scusi per non aver battuto prima Malekith. Oh, è meglio così. Bene. Fantastico. Alla prossima. Buona serata. Ciao. Primo boss che non mi permetteva, ragazzi, delle risposte adeguate. Solitamente sono sempre stato in grado di fare pam, colpo e tranquillamente gestire l'end lag con un, diciamo, un roll successivo, ma qui no. Qui lo stronzo di merda, dopo un attacco in salto o anche dopo questo attacco, comunque mi puniva, perché guardate quanto ci vuole prima del roll, guardate. Visto quanto? E quindi ho dovuto completamente ricomprendere tutto. Però secondo me era una bella fase. Dovevo solo avere pazienza. Non avevo pazienza. Appena ho capito di avere pazienza, di aspettare le finestrelle giuste, in pratica di tornare un po' più su Dark Souls e un po' meno su Elden Ring, è fatta. Signori, andate da Dave Cognetta e portategli i saluti. Ci vediamo tra un'ora con Lumentail. Mi raccomando, scopriamo bene nel dettaglio delle meccaniche e del creature design il titolo di Beehive Studios nella sua demo. Amici, a dopo, buona cena, ciao!